Buon sabato pomeriggio, ben ritrovati. Un pomeriggio che si impernia tutto sulle riprese della Serie B, con tanti risultati che si devono ancora sbloccare. Seguiremo ovviamente una partita importante per la coda, ma anche per la vita della Fiorentina, che è Spezia Benevento. Parleremo ovviamente di quello che domani sarà Fiorentina-Parma. Con chi? Con i padroni di casa del sabato pomeriggio televisivo. Michele Tossani, lagabbiadelrico.com. Ciao prof. Ciao Giorgio, grazie. Saluto a tutti. Enrico Roscitano, ciao Enrico. Buongiorno, un saluto a tutti. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, ciao Maurizio. Buon pomeriggio a tutti. Subito il riepilogo dei risultati della Serie B, particolarmente asfittica per quello che riguarda emozioni e gol in questo pomeriggio. Tutti giocano fra oggi e domani, perché c'è stato il turno infrasettimanale per non dare poi molto spazio a trascinare avanti le cose. Cosenza-Frosinone 1-1, vantaggio del Cosenza con Crecco, pareggio con Novakovic del Frosinone. A Cremona una rete di Juricic per mettere la Salernitana a vincere 1-0, risultato occhiali a Chiavari, Trentella-Ascoli e all'Arena Garibaldi tra Pisa e Regina, mentre a Pescara la SPAL con un rigore che definire generoso è quantomeno riduttivo di Valotti, è sul 3-0. Poi oggi alle 4 Venezia-Brescia, alle 6 Monza-Pordenone, domani Empoli-Cittadella alle 3, Reggiana-Lecce alle 9 e lunedì alle 19 Chievo-Vicenza. Questa è la situazione per quello che riguarda la Serie B. Della Serie A, vi dicevamo, seguiremo Spezia-Benevento. In chiave fiorentina, Maurizio Canino, è una partita che ti interessa davvero, sinceramente? Ma io sono contento di venire sabato pomeriggio, ora questa settimana sono anche stasera, ma io sono io purtroppo non ero qui né domenica né mercoledì, e ti meglio dico per te, eh? Che sono veramente arrabbiato. Ora io non giustifico più nessuno, ora basta di vedere la Fiorentina in queste condizioni, ridotta in queste condizioni, e io do la colpa a tutti, perché non è la colpa di uno solo, qui sono tutti. Caro Giorgio, preoccupato. Per domani no, preoccupato di più, perché non vinci più con nessuno. Addirittura con l'Udinese, priva di 7 titolari, tu sei riuscito a farti fare un gol da Nesto Roschi, che io me lo ricordavo a tempi del Palermo in Serie A, che lui si è trovato il pallone all'86esimo lì, come un regalo dal cielo, tutti fermi, e hai trovato il modo di perdere dall'Udinese senza 7 titolari. E non è la prima volta. Poi cosa facciamo? Con la Roma, vabbè, hai incontrato una squadra più forte, ma la Roma in queste condizioni io l'ho vista solo a Firenze. Se non riesci nemmeno a portare via un punto ad una Roma che addirittura si permette di fare il pareggio, perché il pareggio ce l'hanno regalato loro, con un gol alla Bobo Vieri, perché direi che l'autore del vantaggio ha fatto un gol alla Bobo Vieri, mi ha ricordato veramente il buon Bobone ai tempi dell'Inter e della Nazionale, e tu non riesci nemmeno a fare un punto con la Roma. Ma allora ragazzi, qui c'è da preoccuparsi per davvero. Io ero un po' più tranquillo, siamo a 10 punti, eravamo sabato scorso a 10 punti dal Cagliari. Il Cagliari con il buon Semplici ha già fatto 2 vittorie e 6 punti, quindi è lì. Allora io mi domando, ma continuiamo, stiamo scherzando, siamo su scherzi a parte, o ci mettiamo veramente nell'idea di cominciare a vincere qualche partita? Perché se con le grandi non vinciamo perché le grandi sono più forti, se con le piccole o perdiamo o pareggiamo anche quando gli manca i titolari. Ma ragazzi, qui la B è vicina, io ve lo dico, bisogna stare non fai mai un tiro in porta. Dai. È per questo che dico che oggi Spezia Benevento è da guardare proprio. Ma non si può sempre sperare negli altri, questo fammelo dire, questo Giorgio, perché la Fiorentina non può sempre corretto. Sperare che le altre squadre vadino male. Allora, io vorrei che, io non do la colpa a Prandelli, tutto lo staff, perché lì ci sono i giocatori, c'è l'allenatore, c'è un direttore sportivo. Adesso smettiamo veramente di fare queste prove indecenti che stiamo vedendo da un po' di tempo, e mettiamoci a fare punti. Adesso con Parma e Benevento servono 6 punti, senza discorsi, senza niente. Michele e Enrico, secondo voi è più importante l'assenza di Ribéry o quella di Castrovilli domani? Faccio partire Michele perché è giusto che tranquillo. Sia lui il padrone di casa. No, perché tu non numero, sei il padrone di casa, numero tanto uno. Altri. Ma l'assenza di Ribéry o di Castrovilli? Quale?
Quale delle due? Come tasso tecnico è chiaramente più importante quella di Ribéry. Ah, ho capito perché ti ha fatto partire per prima, perché così riesce a seguire questa regina più tranquillamente. Ora ho capito perché. No, perché io poi dico l'altro, no? Gli lascio la scelta a Michele. Vai, Michi. Ma senti, secondo me come tasso tecnico è chiaro che potrebbe pesare maggiormente l'assenza di Ribéry, però se si parla insomma in generale, non in specifico dell'ultima partita, ma in generale il Ribéry di questo campionato, ma insomma forse Castroviglia allora. Insomma, sono due che hanno fatto un campionato un po' sottotono entrambi, quindi sono assenze che si noteranno perché non sono in campo, ma a volte anche quando erano in campo erano assenti uguali, quindi siamo lì. Enrico? Allora, per Michele Castrovilli, tra io faccio una premessa, do ragione a Maurizio che lo vediamo sempre incavolato, lui era incavolato anche quando la Fiorentina aveva 10 punti di vantaggio, non era tranquillo, si è dimostrato, la Fiorentina ha fatto di tutto per dargli ragione. Anch'io continuo a non pensare ha fatto di tutto per dargli ragione, non è male. Ora, anch'io continuo a pensare che la Fiorentina non è squadra da retrocessione, però il passo che sta tenendo veramente incomincia, quantomeno i veri tifosi comincia a preoccuparli. Media punti del nuovo allenatore, peggio del aveva vecchio. 10 punti, ne ha 6 e ora ne ha 4 sul Cagliari, quart'ultima, e 5 sul Torino, quint'ultima, con 2 partite da recuperare. Forse ma una sicuramente. Una sicuramente. E quindi potenzialmente si diminuisce il distacco tra. Quindi io continuo a aver fiducia, però quello che mi porta un po', e poi rispondo anche alla tua domanda, mi porta un po' a pensare. È che vedo un Prandelli particolarmente dimesso, cioè non il Prandelli che conoscevamo noi, che era tutta un'altra cosa. Adesso anche lui si fa, non so, negli ultimi tempi la Fiorentina prende tutti allenatori che si fanno prendere la mano dalla squadra, dal non gioco, non riescono a dargli la svolta. Non so se la colpa è dei giocatori, se la colpa è di Pradè, della guida, se la colpa è dell'allenatore, però qualcosa sicuramente di strano in questa squadra, e questa squadra c'è. Per tornare a chi preferisco tra Castrovilli o Ribéry, naturalmente per il potenziale della squadra penso che tutte e due hanno la stessa valenza, forse Castrovilli è quello che, essendo un centrocampista avanzato e cosa, dà un po' di più come mano alla squadra. Ribéry vive sul flash e sul dribbling. Vantaggio Spezia, no, per fuori, poco, fuori, sì, fuori. Per pochissimo Nzola mette fuori. È fuori. Quindi forse l'assenza, a parte che penso che sono due uomini che devono essere sempre in campo, ma credo che l'assenza più pesante, secondo me, risulta quella di Castrovilli. Pur essendo un giocatore tra quelli più criticati, perché come stagione però, generale, quella di Castrovilli è decisamente sottotono. Però è la fantasia in campo, Ribéry... se gli manca la fantasia in campo, sì. Soprattutto lui riesce a aiutare allora, un po' la squadra. Ribéry, credo, sì, no. un po' meno da questa. È una squadra che vive su errori continui e ripetuti. Allora, stiamo vedendo che errori la Fiorentina... fatti o errori? No, errori fatti, perché allora la rosa è troppo ampia. Sì, a gennaio si manda via un sacco di giocatori, sì. Poi è normale. Su richiesta ci sono gli infortuni, del tecnico, Su richiesta del tecnico, ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche, ci sono tante cose. E la squadra poi vai a vedere quando arrivi a giocare le partite e non ha giocatori da cambiare. Perché se ti si fa male un Ribéry, un Castrovilli, gli viene un raffreddore a Vlahovic. Chi gioca? Io? No, io non posso giocare. Allora mi devono domandare il signor Prandelli, il signor Pradè, che razza di campagna acquisti hanno fatto. Più che acquisti, cessioni, perché due acquisti... Ah, a proposito, ma i due acquisti? Uno cammina, sembra un turista in giro per il centro di Firenze. Chi è? È entrato,
l'attaccante Cacori. Sembra, invece che in campo sembra fare le giratine per il centro storico. Io l'ho visto entrare e ho detto, io non avevo mai visto giocare, mi sono messo le mani nei capelli. Beato chi l'ha visto giocare. Grossa, Io non credo che quello che giocava in nazionale e che Enrico mi raccontava di aver visto diverso, non credo sia questo qui, perché se è questo qui, come abbia fatto a giocare in nazionale, lo sa solo lui. L'altro, comunque, quando è entrato, sempre da subentrante, Malcuit, qualcosina però ha fatto vedere, devo dire la verità, perché Malcuit dei due acquisti è quello che perlomeno quando è entrato in partita però c'è stato. È un ragazzo che però anche lui parte dalla panchina, quindi sicuramente l'allenatore si vede che non lo valuta un titolare. Biraghi crossa e basta, perché poi ci fanno gol sempre dalla sua parte, sempre sulla diagonale di Biraghi. Se voi andate a vedere le statistiche, ti fermo perché sennò li smonti tutti fra un pochino. Però, cioè, ce n'è, la Fiorentina prende sempre gol da lì. Milenkovic e Pezzella, e poi chiudo, anche loro mi devono spiegare dove sono. Questo passo a me mi dovete spiegare come faccio io a stare tranquillo che la stagione della Fiorentina si concluda in maniera positiva, cioè la salvezza. Io non è che chiedo Coppe UEFA o parte sinistra della classifica, io chiedo la salvezza. Ma qui mi dovete spiegare come si fa a stare tranquilli, visti tutti i presupposti e le cose che vi ho appena elencato. Michele, che poi vengo da te, Enrico. Dai, Michi, rapido. No, ma rapido. La questione, secondo me, non è tanto del... Cioè, è chiaro che ci sono dei giocatori che hanno reso meno di quello che ci si aspettava, perché comunque sia nessuno, in nessuna redazione sportiva o ambiente calcistico, addetti ai lavori o tifosi, pronosticava per la Fiorentina un campionato del genere. Quindi secondo me le colpe della società e di Pradè ci possono essere, ce ne sono alcune, ma fino a un certo punto. La domanda è che questi giocatori vanno messi nelle condizioni, perché è facile, chiaro, gettiamo la croce addosso ai giocatori, giustamente non producono, hanno fatto meno, però vanno anche messi in un sistema organizzato che li consenta di fare bella figura. Quando te ti hanno preso Malcuit, che non sarà Roberto Carlos, parte già sulla destra, ma insomma, comunque è un giocatore che abbiamo visto anche a Napoli nelle poche volte in cui è stato utilizzato, è un giocatore che al livello in cui oggi la Fiorentina ci può stare, e ti presenti però continuamente utilizzando Igor come quinto, Caceres come quinto, questo e quell'altro. La domanda che bisogna farsi, secondo me, è anche se guardando anche la media punti, se la conduzione tecnica sta facendo quello che dovrebbe fare, tenuto anche conto del fatto che cambiano le società, cambia la società, però alcuni uomini rimangono nelle posizioni chiave. Quindi la domanda che io mi faccio è questa, non è tanto sul mercato, ma sul fatto che qui, non so quanti anni siano, forse 10, non vorrei esagerare, che la conduzione tecnica è sempre deficitaria. 3. Giorgio, faccio un breve intervento alla Nega di Bati, dove c'è il derby tra Pisa, il derby fra Micheletti e Roscitano Pisa Regina. È da oggi che la vende così, Enrico. È da oggi che la vende. Devo dire che dopo un primo tempo molto equilibrato, anzi, a dire la verità, l'unica occasione veramente importante l'ha avuta la Regina, con una discesa sulla fascia sinistra di Foluruscio, che ha messo al centro per Bellomo, che ha sbagliato praticamente un gol dove bastava toccarla di piatto, appoggiarla in gol, e invece ha clamorosamente sbagliato. È ripartita la ripresa, però per adesso non ci sono state grandi emozioni. Enrico, ritorna sul tema. No, io volevo, sì, al di là che c'è poco da aggiungere. Tra l'altro, vorrei che tu riprendessi il tema di ieri sera di Greta. Se dovessi fare una percentuale di responsabilità di questo momento, tra squadra, società e giocatori? Ma al primo posto... Scusami, squadra, posto, società, tecnico... Io perché... non ho visto, quindi non so Greta che ha detto. Neanche io. Al primo posto ci metto sicuramente la squadra, i giocatori. Io al primo posto ci metto i giocatori, perché dimostrano neanche di non avere dignità, di non avere voglia di lottare, di non amare la maglia, se no la Fiorentina non... Noi conosciamo delle Fiorentine che veramente i giocatori arrivavano a Firenze. Guarda, solo 60 per... società, 20 squadre, 20 allenatori. Questo, no, io, questo è il risultato. Io faccio 60 giocatori, 30 e l'ultima e 10. Com'era? 60 giocatori, allora, squadra allenatore.
Scusami, no, società allenatore. 60 squadre, 30 società e 10 allenatori. Allenatori, perché no, l'allenatore mi sembra da 3 anni che conti poco, ma conti poco anche perché la società lo fa contare poco, insomma. Quindi penso che sia forse il meno colpevole della qualunque situazione. Allenatore esso sia? Allora, sì, gli ultimi sicuramente, dal secondo Montella in poi, sicuramente gli allenatori non hanno, perché chiedono giocatori e non gli vengono sistematicamente comprati, anzi gli vengono comprati altri giocatori di tutt'altra cosa. I giocatori in campo dimostrano di non sentire gli allenatori, perché penso che durante la settimana lavoreranno molto sulla testa dei giocatori per inquadrare la partita, ma poi si vede un'altra Fiorentina, a meno che non scenda in campo contro la Juve o contro qualche altra grande, perché con la Roma, che non era considerata grande visto che ha sempre perso con le grandi, mi sembra che i giocatori per me sono quelli che non hanno... I più imputabili, via. I più imputabili, senza nervo, senza... Ti fanno arrabbiare. Fossi tu un tifoso della squadra, li metteresti a ferro e fuoco. Io mi arrabbierei molto con i giocatori, con la squadra. Ma guarda, io... Secondo me... No, io sono d'accordo da questo punto di vista, però farei una divisione più salomonica, quindi direi 35-35% per la squadra e l'allenatore. E 30 comunque società. I giocatori li mette in campo l'allenatore. 30 la società, non tanto per i giocatori che ha comprato, perché ripeto, se la società fa un mercato decente, perché qui ci si lamentava che non si fosse fatto un mercato per arrivare più in su del 10º-12º posto, quindi tutti si presupponeva, anche a livello nazionale, che la squadra si sarebbe arenata, diciamo così, incagliata intorno a quelle zone lì, non più in basso, né più in alto, ma nemmeno più in basso. Quindi i giocatori non hanno reso, bisogna dare la colpa secondo me a loro e anche però a chi li mette in campo, perché sennò questo va detto. E poi è chi gestisce i cambi durante la partita. Ora ce ne sono 5, quindi si vede meglio se l'allenatore legge bene la partita oppure non la legge, perché puoi arrivare a cambiare il 50% dei giocatori di movimento, non è poco. E la società un po' meno... Però a questa osservazione acuta, corretta e regolare, uno ti può rispondere, sì, posso influire se ho roba buona, ma non hai perché se in panchina non ne ho, ma non hai roba da 16º posto, cioè da se in panchina ho solo Montiel, ho capito, però intanto bisognerebbe quelli della panchina, magari quelli della panchina magari vederli ogni tanto, però io dico che comunque sia non avevi una rosa da essere in questa situazione. Questo è innegabile. E poi, a prescindere dal fatto che sia il settimo molti ingaggi, perché come dite sempre tutti voi, i soldi non vanno mai in campo. Esatto, però e poi la società un po' di meno, non troppo di meno, un po' di meno, più che altro perché la società alla fine, i tecnici li ha scelti la società, le conferme dei tecnici li ha date la società, i nuovi tecnici portati al posto di quelli vecchi li ha dati la società. Detto questo, dico che la partita con la Roma io mi aspettavo esattamente così, anzi mi stupisce che la Roma abbia vinto solo 2-1, perché la Roma non ne sbaglia una con le piccole, e la Fiorentina è una piccola oggi. In questo momento sì. Quindi... Io invece do 40% alla società, 30-30 all'allenatore e ai giocatori. Ma perché do 40% alla società? Perché Prandelli l'ho preso io, Iachini l'ho preso io, Pradello l'ho ottenuto io. Io ripeto, dopo 5-0 in un'ora rimediato col Cagliari, il Pradello è meno colpito. Andava mandato via, no, andava fatto piazza pulita. Sì, no, quello sì. Montella e Pradello andavano mandati via, perché non puoi andare in una squadra che lotta per non retrocedere come il Cagliari l'anno scorso. Tra l'altro c'era ancora Maran che poi fu esonerato di lì a poco. E prendere 5 gol in quel modo senza giocare. A quel punto addirittura l'anno scorso. Sì, perché tutto nasce dalle riconferme che sono state fatte. Perché se un direttore sportivo è stato mandato via dal Genoa, Giorgio, il direttore sportivo senza nemmeno capire Fagiano. Il perché Fagiano, che l'anno scorso aveva fatto miracolo a Cagliari, non si sa il motivo per cui è stato mandato via, perché non è mai stato reso noto pubblicamente. E mai sarà. Mai sarà, punto. Però è stato mandato via. Guarda caso il Genoa, che era si vede la una squadra in fondo alla classifica,
Adesso, da quando c'ha nuovo direttore sportivo, ha ripreso Ballardini nonostante le litigate che ha fatto negli anni passati con Preziosi. Ma un presidente ritorna a volte anche sui suoi passi. Enrico, vai. Allora, noi da questa tribuna abbiamo dato la colpa praticamente a tutti. perché ogni domenica, ogni fine settimana, ogni sera si parla molto della Fiorentina, giustamente, come deve essere. Non c'è uno che non incolpi la società ad aver sbagliato, Pradè ad aver sbagliato, l'allenatore ad aver sbagliato, o i giocatori ad aver sbagliato. Quindi le colpe le abbiamo date a tutti. Adesso sono state chieste delle percentuali. Io perché ho dato la percentuale maggiore ai giocatori, alla squadra? Perché penso che in ognuno di essi ci deve essere anche un pochino di furore agonistico. Chiamiamolo orgoglio? Sì, chiamiamolo orgoglio, chiamiamolo tutto quello che vuoi, Dio santo. Ma se giochi contro l'Udinese, se giochi contro lo Spezia, deve essere tu a fare la partita, non puoi permettere che la faccia lo Spezia, la faccia l'Udinese, la faccia il Benevento, la faccia il Cagliari, perché come squadra, almeno a inizio di campionato, la Fiorentina era messa quasi nella parte sinistra. Giorgio, se interrompo, c'è stato due sostituzioni del Pisa, è uscito Belli, è entrato Birindelli e Siega che ha sostituito Quaini. Quindi due nuovi. Vediamo che il risultato non cambia. Non cambia, stai tranquillo Enrico, oggi non cambia, capito? Quindi io quando dico che i giocatori si adeguano, ormai sono anni che si adeguano a un tran-tran che non fa della Fiorentina sicuramente una delle squadre da tenere in considerazione. Saranno sbagliati gli acquisti, però i nomi ci sono, li hanno portati a Firenze, perché Bonaventura, Ribéry, Castrovilli, Caleon, ma insomma i nomi ci sono. Ma questi che dovrebbero essere quelli a stimolare, poi l'indispensabile mi diventa Igor. Questa è una cosa strana, perché se è fortunato Igor con la Roma sembra sia successo il cataclisma. Sì, si è fortunato male. Sembra successo il cataclisma. E ora è considerato un'assenza importante Igor, quando riceveva critiche da tutte le parti per le sue prestazioni. Però a me piace, perché è uno che almeno un po' di volontà ce la mette in campo, ma è uno dei pochi che ci mette volontà in campo, non è certamente uno che può fare la differenza, però il suo, credo, il suo riesce a farlo, però è uno dei pochi che il suo lo fa, tanto è vero che diventa indispensabile. No, ma io sono d'accordo infatti con te Enrico, come quasi sempre accade, quindi ho messo anch'io i maggiori colpevoli nei giocatori, perché comunque appunto dovrebbero avere almeno questo amor proprio e combattere per il contratto dell'anno prossimo, per la squadra dove vorranno andare o per un'eventuale conferma, se qualcuno ci tiene a essere confermato. Però riallacciandomi a quello che dicevi, mi ricollego anche a una percentuale un po' più alta che ho dato rispetto ad altri della società, cioè chi è che non ha messo gli obiettivi e le ambizioni al gruppo squadra? La società. Perché la società ha detto, ci va bene fare un punto più dell'anno scorso. Quindi i giocatori che sono arrivati sapevano che qui, non dico potessero tirare i remi in barca, ma il pubblico non c'è, le contestazioni quindi non ci sono. Per la città, se vai a comprare il pane, nessuno, perché come già non si può uscire di casa, quindi la gente già è contenta, se può andare a comprare il pane, o magari se può portare anche a casa. Quindi il contatto con la città sono letteralmente, proprio anche concretamente, in questa famosa bolla in cui si trova. La società, tutto sommato, la salvezza, un punto più dell'anno scorso, ma insomma se si salvano all'ultima giornata gli va bene uguale, perché è affaccendata in tutt'altre faccende. Quindi i giocatori, ma l'uomo di campo non c'è, al campo, fisicamente, non c'è un uomo di campo che gli possa tirare i capelli, diciamo così, quando le cose non hanno cominciato a prendere una brutta piega. Quindi i giocatori stanno, come si dice, nella bambagia, diciamo, tranquilli, nella bambagia. Belli tranquilli,
Ma la società dovrebbe farsi sentire. Ma Lotito glielo farebbe fare, Enrico, secondo te quello che stanno facendo i giocatori a Firenze non glielo farebbe fare? Secondo me non glielo farebbe fare. Ma a Firenze nessuno dice nulla. Allora li mandi in ritiro per 3 mesi, 4 mesi. Ma allora... Non corri? Allora vai in ritiro ti faccio correre io. Io, cavolo. Alla vigilia... Tutti i 27 del mese a Firenze prenda lo stipendio. Non lo so se in tutte le società... italiane. Guarda, succede questo, c'è un, esempio che si può fare, un esempio plateale che si può fare circa la soluzione squadra come peggio colpevole. Alla vigilia della Roma io facevo altro che leggere nei giornali e Rocco si è fatto sentire, Rocco ha parlato chiaro alla squadra, evidentemente non abbastanza. Rocco ha... Io e quello do la colpa al 40%. Mi chiedo che cosa gli ha potuto dire dall'America. Ma scusa, anche le dichiarazioni, Enrico, Maurizio, poi... significa che i giocatori hanno... Ma no, non gli entra neanche, perché devono avere, si mettono forse quando vanno negli spogliatoi, si mettono come Ulisse quando la cera per non sentire le per sirene. Le cuffiette. Perché io presuppongo che dopo la fine degli allenamenti negli spogliatoi Prandelli parlerà molto con la squadra, con i singoli giocatori, con il capitano, col portiere. Sì, ma è legittimato. Come doveva essere. È legittimato. Ma che là, è legittimato. Sì, no, ma... No, nel senso, perché la squadra sa che lui va via. O comunque non sarà più l'allenatore. Ma allora dovrebbe andare via anche Pradelli. E anche i giocatori, secondo me, devono fare nei confronti di Firenze, della tifoseria, della cosa, devono dimostrare di essere. Allora la colpa è della società. Aspetta, da tutti voglio essere interrotto, ma non da te che sei un amico. Voglio dire, i giocatori. Possiamo dire amico. Sì, sì. I giocatori dovrebbero avere un pochino di amor proprio, ma perché no? Tutti i giocatori che sono andati via dalla Fiorentina li ha mandati tutti in prestito, perché chi li prendeva? E questi fanno la stessa fine, il prossimo anno si troverà con un ulteriore carico di giocatori, se vuole fare un progetto diverso, di tutta questa zavorra che se ne fa la Fiorentina. Ma lo vuole fare? Ma quindi voi... Vuole fare questo progetto di viaggio? Questo si vedrà, ma intanto si parla. Ha segnato ci vuole il pugno duro. Ha segnato il Benevento. Ci vuole il pugno duro. Benevento a Spezia, vantaggio del Benevento, Spezia 1. Gaik. Chi? Gaik. Appena arrivato Platini dall'estero, uno degli acquisti più random allora, a livello di football manager. Io per questo mi arrabbio, perché dico che non si può... Una società deve usare il pugno duro in queste situazioni, come fa il Napoli di De Laurentiis, come fa la Lazio, che non stanno lottando per la di Lotito, che non stanno lottando per la retrocessione. Questi si arrabbiano se le squadre non vanno in Champions League, perché qui ci si gioca la Champions League, e queste erano squadre che fino a qualche anno fa arrivavano a distanze siderali dalla Fiorentina. Adesso ci hanno superato loro di distanze siderali. Qui siamo in zona retrocessione, col settimo monte ingaggi, e la società non si fa sentire. La società deve punire chi non... Allora, ci sono dei giocatori che sanno già che il prossimo anno vanno via, tanto per cominciare. E quindi la società lì gli deve imporre... Si va in Serie B, faccio gli scongiuri e contro scongiuri. Venite tutti giù. Come ci fu all'epoca di Cecchi Gori, che Battistuta venne in Serie B. Effenberg... Venne in Serie B. Vabbè, non ricordiamo fantasmi del passato, però, che fortunatamente allora, sono li metti del passato. Davanti alle responsabilità, perché così è troppo facile. Io vedo dei giocatori che camminano in campo e questo non è concepibile. Non è concepibile. Ci fermiamo per un pizzico di pubblicità. Questo gol del Benevento inguaia notevolissimamente lo Spezia, nei confronti del quale forse sono stati spesi un po' troppi denari di sollecitazioni positive. Vedremo che cosa capita, siamo al 25esimo del primo tempo, siamo ai 20 minuti finali dalle altre parti, siamo alla pubblicità da noi. Alla Coop abbiamo selezionato per te 10 prodotti a marchio. Tutti prodotti in Italia, tutti insieme a soli 10 euro. Neanche un euro in più. È la convenienza Forza 10 Coop. Valle dei Fiori a Pescia. Parrucche donna, tupè uomo.
anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, taglie e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Intanto in Serie B non è cambiato neanche un risultato di tutti quelli che erano fissati all'inizio del primo tempo. Siamo sempre fermi tutti sui risultati che vi abbiamo detto. All'Arena Garibaldi, Giorgio, partita stiamo seguendo in diretta, è entrato Rivas al posto di Crimi per la regina, mentre no, oltre alle... lì Setting al posto di Crimi. A cioè, me mi dà Rivas qui. Che è entrato Rivas al posto di... cambi, ha fatto due cambi. Ah, e poi è entrato, sì, anche Krisetic. Krisetic al posto di Crimi. Nel Pisa è entrato Mastinu per Mazzitelli. Quindi trazione un po' più offensiva. È uscito anche, Mikoski, che aveva fatto degli errori, insomma, abbastanza marchiani durante anche il primo tempo. E quindi ci sono state due sostituzioni. In questo momento sono entrati Rivas e Krisetic. Michele, questo a proposito di sistemazioni generali, con la regina che va vicino al vantaggio, la conclusione di interno di Foloruscio, deviata in fallo di fondo ed è angolo per la regina, regina che sta gradatamente salendo di tono e che sta cercando il gol del vantaggio. Certo Giorgio, se prendessi gol da Foloruscio, insomma, eccolo sarebbe... Montalto e Situm. E Situm. Ecco, Situm. Stanno entrando Montalto e Situm, vedremo chi uscirà per far esce Foloruscio, volevi esce Foloruscio, guarda. Allora il gol da Giorgio, lui gol non si può prendere. Esce Situm ed entra esce Bianchi o entra conco, Montalto e Foloruscio. Conco. Ah, Conco. Ah, Oconco, Bianchi, ah, vedi, non Foloruscio, vedi, allora si può sempre prendere. Il capocannoniere Foloruscio. Si può sempre prendere. Bianchi e Oconco. Vabbè. Michele, Spezia, ti porto su Spezia Benevento per un secondo. Che tipo di campionato, ad ora, che tipo di campionato puoi dire che hanno fatto sia l'uno che l'altro? Sia Spezia che Benevento. Ma ad oggi è positivo. Positivo perché il Benevento è in linea. Intanto alla Spezia piove in una maniera esagerata, il che vuol dire che fra un po' arriva. Il Benevento è in linea con quello che pensavo potesse fare. Oggettivamente mi aspetto la salvezza da loro. Mi sembrava delle neopromosse la più attrezzata per raggiungere la salvezza, cosa non facile, sia per organizzazione tecnica, per guida, anche per giocatori. Lo Spezia sta facendo di più invece, e devo essere altrettanto onesto, come dicono sempre tutti gli allenatori, io sono onesto intellettualmente. Onesto intellettualmente, tutti lo dicono sempre, non vuol dire nulla, ma va bene cosa, così. Che non vuol dire nulla, però come dicono tutti gli allenatori, lo Spezia invece sta facendo di più di quello che mi aspettavo, perché come rosa credo che sia da zona retrocessione, ma credo lo sappiano anche loro, non è che è un'offesa, insomma, cioè è la verità. E quindi se dovessero salvarsi, diciamo, allora se il Benevento dovesse salvarsi farebbe comunque un'impresa, perché ripeto, per le neopromosse non è mai facile salvarsi. Se si dovesse salvare lo Spezia, a mio modesto parere farebbe un'impresa ancora maggiore, ancora maggiore, il che però vuol dire, ecco, la salvezza di Spezia e Benevento, come scriveva il buon Sconcerti sul Corriere della Sera qualche tempo fa, che una squadra di una grande città, almeno di una grande città calcisticamente, ecco, almeno una, finisce in Serie B.
E adesso devo annunciare una, c'è già candidata. L'entrata in campo di uno dei miei pupilli, Marzura, al posto di Palombi, e vediamo. E De Vitis per Gücher. E De Vitis per Gücher, ma sai, a me mi interessa che entri Marzura, poi ora con tutto, ecco, vedremo poi cosa succederà, perché siamo proprio nelle fasi finali, mancano, Giorgio, circa 13 minuti più recupero, la partita entra nella fase calda, appunto perché tutte e due le squadre ci sembra che la vogliano vincere. Davide Marzura, la cui famiglia è titolare di un'azienda agricola in quel di Valdobbiadene, dove viene fatto un prosecco esageratamente buono, ha corso il rischio di non essere giocatore di calcio perché aveva cominciato con il kart, era bravissimo anche lì, suo padre era innamoratissimo ai motori, non lo voleva far giocare a pallone, a un certo punto gli ha detto... Allora, Giorgio, niente, se dovesse far gol, poi magari ricordati di Canino di portargli... Già ricordato, non ti preoccupare. Attenzione perché c'è in attacco adesso il Pisa, ma non succede assolutamente nulla. Altri risultati in Serie B continuano a non schiodarsi. Con una discesa subito di Marzura che salta a piè pari. Ecco, Giorgio, parte alla sinistra, guarda là come salta all'Alberto Tomba, il paletto in slalom. Enrico Roscitano, Enrico, ti voglio bene. Siccome ti voglio bene, Enrico, le coronarie di Enrico Roscitano. Ti voglio bene, Enrico. Tranquillo. Che eresia, ragazzi. Marzura, Alberto Tomba. Sono gli estremi per la querela. Sono gli estremi per tacitarlo. Da parte della bomba nazionale. Attenzione, azione pericolosa per il Pisa. Tiro però para Nicolas senza problemi. Pisa sta cercando di portarsi in vantaggio. Tra l'altro, la regina in contropiede cerca di appunto arginare gli attacchi della squadra di D'Angelo. Tra l'altro, Michi. No, dicevo, fra l'altro, se si può aprire e chiudere questa parentesi sciistica, io ho sempre pensato che tutti gli sport compresi, nella storia che abbiamo avuto in Italia, io credo che almeno a livello fisico l'atleta più atleta che abbia mai prodotto lo sport italiano sia stato proprio Alberto Tomba, almeno come potenza fisica, come struttura, cioè l'atleta più atleta, cioè faceva dei carichi, dei lavori, insomma, comunque notevoli, però questa è un'idea personale. Cioè, se mi dovessero dire l'atleta che ha rappresentato lo sport italiano, mai, secondo me Alberto Tomba. Seguito un allenamento di una squadra di pallanuoto maschile? Pallanuoto no, non lo so. Allora devo andare a vederlo per... Però anche Tomba faceva per fare... Il parallelo. Provvederò. Ti manca questa esperienza, ma la puoi fare anche perché comunque la pallanuoto è abbondantemente... La vedo all'Olimpiadi, però gli allenamenti no... Onestamente non l'ho mai sentito. 10 alla fine, un po' su tutti i campi della Serie B, non si muove nulla, e questo è strano, che nel secondo tempo non ci sia stato un gol. Parlo dei tempi belli della pallanuoto fiorentina, sia al maschile, ma soprattutto al femminile, quando io seguivo entrambe le due squadre. Senti, Michele, ti faccio ritornare su Spezia Benevento, perché la vigilia è stata piuttosto... animata, soprattutto in casa Streghe, con l'esclusione per scelta tecnica condivisa dalla società, sia di Schiattarella che di Insigne, che si sono presi a male parole a manate nel corso dell'ultimo allenamento, per un intervento di uno dei due sull'altro. Questo sta a significare che c'è nervosismo, è corretto che a un certo punto della stagione succeda questo? No. Ti va che succeda questo? No, corretto no, sicuramente c'è del nervosismo. Che succedano queste cose nelle partitine. Esagero il concetto. È preferibile trovarsi di fronte a una reazione di questo tipo o al nulla cosmico di casa fiorentina? Ma dipende dal tipo di reazione che hanno avuto. Personalmente, se devo fare proprio così, non sapendo di preciso perché sono volate queste male parole, cioè se è stato un intervento scomposto, dice se dopo l'intervento... Dice che sia stato un intervento di Insigne su Schiattarella durante la partita amichevole, da oh ma che caspita fai, oh ma che caspita vuoi, bidibim bidibim bidibim. Certo, però bisogna vedere se c'era tipo un pregresso fra i due, come è degenerata la questione. In linea di massima è sempre preferibile avere comunque Inzaghi, come si faceva ai tempi vecchi, ha preso e le ha mandati cambiare tutte e due, ma quello è normale. Poi ha chiamato in società, ha detto che facciamo a casa tutti e due, e ha affrontato una trasferta comunque delicata come quella di Spezia senza due bei pezzi, perché Insigne e Schiattarella per il Benevento sono tanta roba. Quello che ho notato è che in quest'ultima settimana la famiglia Insigne
Sì, non è tranquillissima. È stata nervosa in tutte le sue Ah, poi vi devo dire un'altra cosa. Allora, però io, allora, innanzitutto sono cose che sono sempre successe da quando esiste. A volte si sanno, io, a volte francamente, no. Preferisco comunque uno che fa un'entrata un po' scomposta, si crea un diverbio e manda tutte e due nello spogliatoio, piuttosto che avere il Cassano di turno che mi prende in giro, come hanno detto tutti, lui compreso, il Batistuta o l'altro, o che comincia a dire sei vecchio, non mi puoi correre dietro, cose di questo genere, cioè avere l'elemento casinista, diciamo così. E poi bisogna, evidentemente la situazione è degenerata, perché altrimenti sarebbe una cosa da campo, come è da campo quella di Insigne. Qual è stata la sfortuna di Insigne? Che ci sono 200 telecamere ora e l'hanno beccato, perché no, ma questo, sono cose che succedono. Qualunque cosa succede è chiaro. Campo. Quindi io non farei troppo un caso. Quello no, che no, mi no, no, sorprende... Michele, non ho voluto no, fare no, un no, caso. Te, dicevo... Ho fatto due no, no, ma esempio te. E due Insigne e hanno avuto una no, reazione no, ma non, un assolutamente, non dicevo di te, Enrico, dicevo di quello che ha montato la stampa. C'è anche da dire che siamo in un periodo in cui agli allenamenti non ci puoi andare, le pagine giornali dai riempì, comunque ti capita una cosa del genere, soprattutto a livello locale, è manna per certi versi dal cielo. Però, ripeto, quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che siano stati messi fuori rosa, quindi vuol dire che o c'era un progresso fra i due o comunque la situazione è degenerata talmente tanto da prendere questa decisione. Che ci sia un po' di nervosismo, lo capisco, perché il Benevento era partito molto bene e ora è in una fase un po' di calo. Ecco, caso simile è successo a... Scusa, vai, Giorgio. Vai. È successo a Napoli, no? È stato mandato fuori campo Mario Rui per... solo per lui, volta, perché non si applicava, almeno quello che dicono i giornali, nell'allenamento non era sì, molto... Succede. Il problema è che ora non lo vedi. Cioè non puoi andare più al campo a fare il report per il giornale o per il sito. Quindi... ti basi su quello che viene fuori, e quello che viene fuori non è mai come quello che hai visto direttamente. E quindi, oppure a volte non viene fuori, perché magari ci sono casi in cui il tizio Caglio viene buttato fuori dallo spogliatoio e te non lo sai. Io, proprio per quello che dicevi te, che negli allenamenti ci sono sempre state queste cose, non vorrei che ora comincia l'emulazione dell'allenatore, cioè quello l'ha mandato fuori, poi già l'ha mandato fuori, il prossimo vai fuori, perché i giornali cominciano a darti molto risalto. Sì, sì. Allenatore di polso, ha mandato fuori, e quindi una volta i giornali queste cose non ci prestavano neanche attenzione, agli allenamenti mandavano il ragazzino per capire qualcosa, ma no. Adesso probabilmente, visto che devono proprio vendere i giornali, incominciano a stare attento anche a tutte le situazioni. Anche perché tu mi insegni che ad oggi, nonostante quello che ci vogliono far credere alcuni con rubriche apposta a pagamento di qua di là, gli insider non ci sono più. Non c'è più l'amico di giocatore. Cioè, una volta, voi siete giovani, in gergo giornalistico si chiamavano le orecchie, ma nel senso che erano quelli che ascoltavano e poi ti riferivano. L'amico calciatore. Però non c'è più. La badante, che non esisteva allora della badante. C'erano tante fonti di approvvigionamento che ora non ci sono più nella maniera più assoluta. Però volevo tenervi un attimo sulla brillantezza, perché... Radio Kiss Kiss di Napoli, allora vi faccio tornare indietro per un momento. Il Corriere Fiorentino ha pubblicato una decina di giorni fa, 15 giorni fa, non mi ricordo più, la notizia di una cena avvenuta in un posto vicino a Firenze tra due esponenti della società fiorentina e Maurizio Sarri per parlare della futura conduzione tecnica. Notizia ufficialmente e prontamente smentita con tanto di comunicato ufficiale da parte della società, perché quando si sentono coinvolti uomini di società e le notizie non ci sono, credo correttamente la società debba smentire. Radio Kiss Kiss Napoli, ieri nel tardo pomeriggio, ripreso un po' da tutti i quotidiani oggi, ha detto che l'entourage del presidente commisso avrebbe avuto contatti con Rino Gattuso per la gestione tecnica
della prossima stagione. Speriamo. Ora, aspetta, prima di entrare nello speriamo, la domanda è, vi aspetta, se non c'è una smentita ufficiale così come c'è stata quella nei confronti del Corriere Fiorentino, vuol dire che l'entourage di Commisso ha avuto contatti con Gattuso? O si smentiscono solo quelli che si vogliono smentire e gli altri chi se ne frega? Io penserei alla salvezza prima che, prima che a scontattare Sarri, Gattuso. Io penserei, certo Giorgio, il Cagliari a 10 punti sabato scorso. In due partite ne ha mangiate 6. Sarà abbastanza semplice. Tranquilli. E poi come sono le cose invece a una settimana di distanza, io, scusate, ma l'allenatore a questo punto è l'ultima cosa a cui penso. Io penso a concludere la stagione. Certo, magari si sa, le squadre, gli allenatori si contattano prima, però ora vediamo la partita col Parma e la prossima col Benevento. E poi si può. Guarda, allora da adesso in poi non preoccuparti più di Pisa Regina, che è finita e finisce così. Preoccupati del Benevento, Maurizio. Che così, Sì, sto seguendo anche. Così poi riesci a fare una fotografia. Io quello che posso pensare, che posso dire, quello che so, che conosco, che cosa. Credo di poter dire che Sarri si è vincolato con De Laurentiis. Dopo essersi svincolato dalla Attenzione Juve... perché entra, sì. Chi sì. entra? German Dennis per la regina. Un giovane di bellissime speranze. Sì. Nonna, nonna, sì, no, voglio dire, si è svincolato. No, dalla Juventus non si e allora come fa? C'ha un anno di contratto. Non quindi. C'era una storia di una prelazione anche sull'anno successivo che deve essere risolta pagando non so chi sempre. E come? No, ma io quando dico vincolato con De Laurentiis è sempre sulla parola. Non c'è stato nulla di firmato. Secondo te Sarri è voglioso di ritornare a Napoli nonostante tutto quello che c'è? Secondo me sì, per come posso pensare io e conosco Sarri, penso proprio di sì, anche perché molti dei giocatori che erano stati suoi lo aspettano come una manna dal cielo. Quindi a questo punto Gattuso sarebbe libero. E non so se c'è stato approccio o probabilmente c'è stato qualcuno che lo ha approcciato. Quindi, pur non essendo un dirigente della Fiorentina, ma qualcuno demandato, tu fai questa distinzione. Demandato, anche perché i dirigenti della Fiorentina mi sembra che siano molto pochi. Qualcuno quindi si rivolgono. Michi, secondo te se non c'è sconfessione, come la pigli questa notizia di Radio Fischis? Noi abbiamo l'abitudine, perdonatemi, forse saremmo sbagliati, però abbiamo l'abitudine di citare, quando non è roba nostra, da dove prendiamo le notizie, io ho l'abitudine di citare la fonte. Cioè, magari voi non sapete chi è Radio Fischis, è una delle radio più conosciute e più puntuali sulle informazioni calcistiche. Può essere vero, può non essere vero, non lo so, dico chi l'ha detto, poi vediamo. No, le cose calcistiche napoletane. Avevo letto questa napoletane. È di Napoli. Tra l'altro sono anche molto affidabili. Io ho letto anch'io la notizia. A me Gattuso piacerebbe. Però se però, non arriva la smentita, cosa vuol dire? Visto che è stata coinvolta direttamente la società in questa cosa. Che ci potrebbe essere la possibilità. Però non, niente di definito, insomma. Ma, certo, per Gattuso si apre una porta, si chiude la porta e si apre un portone. No, secondo me è un passo avanti, anche perché Gattuso è uno di quegli allenatori che piacerebbe, a mio avviso, alla piazza di Firenze proprio per il modo di allenare, se di stare in campo. Non se stai a vedere. Ma sai, tifosi. Perché i tifosi, se gli porti Guardiola, sono tutti contenti. E gli porti Gattuso, pensano ancora che dipende, che sia un gente contesterebbe anche Guardiola. Giorgio, dipende molto. Gente contesterebbe anche Guardiola. Ho capito, ragione. Ma voglio dire, Gattuso è uno che quantomeno il suo furore agonistico che cosa lo inculca nei giocatori e sicuramente a Firenze qualcuno prenderà qualche pedatino. Secondo me dipende molto anche dal dal direttore sportivo che verrà, perché noi l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, dipende, perché potrebbe essere stato scelto anche un allenatore emergente dalla Serie B proprio per il progetto giovane che a Fiorentina. Purtroppo, dico purtroppo, visto la situazione. Uno dei profili, abbiamo fatto il giochino dell'essere
abbinato ai direttori sportivi, a seconda dei direttori sportivi che arrivano, uno dei profili particolarmente, come si dice adesso, graditi, attenzionati, è quello di Dionisi Dell'Elo. Sì, anche perché, Giorgio, parliamoci chiaro, la Fiorentina ha fatto dei tentativi per portare dei giocatori di un certo livello, vedi Milik, vedi lo stesso, quello che poi allora è andato al Mandzukic. Milan, Mandzukic e altri, ma purtroppo non sono voluti venire. Non sono voluti venire a Firenze perché, la domanda, perché la domanda vogliono è, lottare. Con Gattuso in panchina vengono? Ma Gattuso sai, è già, non lo so, lui. Però Gattuso, Giorgio, correggimi se sbaglio, quando prese il Milan, quando prese il Milan al posto che fu esonerato Montella, io me lo ricordo. Vantaggio Frosinone a Cremona. A Cosenza. A Cosenza, sì, Cosenza. Incredibile. L'unico gol finora della Serie B, ma c'è la regina che lo cerca a Pisa. Sta attaccando, devo dire, ecco il vantaggio si vede un po' la mano di Baroni, Giorgio, eh? Si vede un po' la mano di Baroni perché è una regina, perlomeno da quello che ho visto oggi, che mi ha fatto una buonissima impressione contro una squadra in salute come è il Pisa di queste ultime giornate. Quindi complimenti alla regina di Baroni perché devo dire ha fatto un buon match e forse ha avuto anche qualche occasione in più rispetto al Pisa. È stata sostanzialmente una partita dove il pareggio direi che mancano 30 secondi alla fine all'Arena, sì, Garibaldi, dei tre di recupero. Pareggio non una punizione, non chiedetemi il nome del Frosinone perché è un codice fiscale. Mentre è finito il primo tempo, Zimiski mi sembra uno di quei prodotti che si usano per la carie dentale. È finito il primo tempo di Spezia Benevento con il Benevento in vantaggio per 1-0. La rete è stata segnata su una bellissima... Che c'è? Zimiski. Ecco, vedi, Zimiski. No, dicevo che è una partita sostanzialmente pari e giusto, però devo dire una buona regina che oggi, secondo me... Finita! Pisa regina 0-0, né morti, sì, né feriti, Enrico, siamo assolutamente salvi. Assolutamente sì. Concludo con... anche Cremonese-Salernitana, 0-1 per la Salernitana. Concludo con Dionisi, perché Dionisi comunque con i giovani sa lavorare bene, lo sta dimostrando. Gattuso, quando prese il Milan... disastrato dalla campagna acquisti famosa con tanti soldi spesi da Mirabelli e Fassone e non era arrivato nessuno, portò il Milan quasi in Champions, quarto posto, cammino. Quindi, da Champions, diciamo che Gattuso è adatto a un mix tra giovani e magari meno giovani, perché ha dimostrato di saper gestire anche situazioni complicate come era quella del Milan del dopo Montella, e quindi secondo me sarebbe il profilo giusto per la Fiorentina. Mick? Però vediamo il procuratore che arriva, scusate, il direttore sportivo. Mick? Sì, ma un lapsus freudiano giusto, perché gli allenatori li portano i procuratori, quindi bisogna vedere il direttore sportivo che agganci avrà o che simpatia ha verso questo o quel procuratore. Io credo che qui sono state messe un po' di cose sul piatto, quindi varie questioni. Per quanto riguarda la questione della smentita o no, 1+1 fa 2, ma con questa società io non so se 1+1 fa 2, quindi tecnicamente dovrebbe essere così, no? Hai smentito tutto finora, questo non l'hai smentito, forse c'è stato davvero un... Parto da questo presupposto, siccome credo che correttamente, se una notizia non corrisponde alla verità e nella notizia c'è un coinvolgimento di ufficialità, cioè un conto sono le notizie, l'entourage di Antonio parla con Francesco, mi va bene, ma quando... Sì. In una notizia è detto Tizio e Caio hanno trovato Antonio e Giuseppe, io che sono il capo di Tizio e Caio e non è vero, soprattutto per la pelle molto sensibile che ha la dirigenza della Fiorentina in questo periodo, trovo corretto che lo si dica. Siccome nelle notizie di Kiss Kiss si dice che l'entourage del presidente commisso ha preso contatto, è da lì che sono partito per fare questo ragionamento. No, infatti. Con Gattuso mi aspetto, se non è vero, un'altra smentita. Se non ce l'ho, incomincio a dire, giornalisticamente parlando, allora, uno ha lanciato il sasso in piccionaia, la piccionaia non ha risposto, vuol dire che il sasso ha colpito nel segno. Ma intanto a Pisa, piccola nota di colore, man of the match, l'uomo di Enrico Rocitano, Folo Ruscio, per Pisa Regina è stato eletto miglior giocatore del match. Vedevo, risultato? 0-0. Qualche pupillo ce l'ho anch'io in Serie B. Infatti vai, Michi, lascia perdere questi due che se la menano su cose così. Ma chi è? Possiamo dire, Michele, Giorgio, vai. Possiamo dire che una cosa è contattare Sarri, una cosa è contattare Gattuso. Cioè, Sarri, questa è una bella analisi. Sarri
fa notizia, ci scrivono in giornale, cioè, poi tanto lui ne smentisce, poi lui dice che se non si fa il vaccino non esce di casa, poi, quindi su Sarri puoi scrivere quanto vuoi. Questo è probabile. Su Gattuso penso che scrive un po' meno. Terrorizzato dalla questione Covid, questo me l'hanno detto. Quindi Sarri lo porti in un ristorante che tu conosci, in cui c'è, poi naturalmente si viene a sapere, però c'è molta più riservatezza. Con portasse al ristorante Gattuso due dirigenti della Fiorentina, probabilmente si sarebbe saputo anche questo. Ma in modo un po' diverso. Ma poi in questo periodo magari non vai direttamente a mangiare. È il nome in questo caso che secondo me fa l'importanza della notizia. Sì, no, ma secondo me... Poi a voi. No, ma dico in questo momento magari non vai a mangiare con l'allenatore che è impegnato contrattualmente con un altro, vai a mangiare con il suo avvocato, con il suo procuratore, con qualcuno col secondo, con qualcuno dell'entourage. Sarri, io mi risulta da fonte certa anche a me che sia piuttosto terrorizzato dalle vicende che stiamo vivendo. Comunque sia, detto che nessuno sa con certezza chi sarà l'allenatore, che sfido chiunque a indovinare l'allenatore della Fiorentina per l'anno prossimo, si fanno una miriade di nomi, poi probabilmente qualcuno indovinerà, perché ognuno dice la sua, alla fine uno indovina, quando si pesca e gratta e vinci, uno lo becca. Però non lo becca fortunosamente, perché si fanno i nomi più disparati, perché passare da Sarri a Gattuso a Dionisi a De Rossi cioè proprio tutti, cioè chiunque è accostabile alla la qualunque. Io credo che, spero, credo, non lo so, perché non so bene come si sta, non ho capito ancora dopo un anno come si muove questa società, quindi spero, come dovrebbe essere nella norma, che qualche contatto con più di una persona sia stato preso. Per quanto riguarda Gattuso, venire a Firenze sarebbe un passo indietro, perché viene da una squadra che lotta per la Champions a una squadra che in questo momento lotta per salvarsi, però è fattibile, perché comunque sia la stampa, soprattutto quella locale napoletana, sta dipingendo la stagione di Gattuso come un fallimento totale, e quindi lui, anche se anche al di là di quello che è effettivamente il suo campionato, che non è un fallimento totale, finirà la stagione e probabilmente la sua avventura a Napoli con la nomea di aver fallito, e quindi dovrà accontentarsi di, non per colpa sua, comunque dovrà accontentarsi di un progetto sulla carta ai nastri di partenza inferiore, sperando che poi invece arrivi qui, gli facciano una super squadra e lui arrivi in alto. Il fallimento è dettato dai risultati, naturalmente, no? Sì, ma non sono secondo me così fondamentali. Allora, il Napoli rimane in corsa, gli è rimasto solo il campionato. Sì. Allora, quindi o vai in Champions, allora sì. È un fallimento totale, perché il Napoli è partito con ambizione ben diversa, di quantomeno di arrivare in fondo alle manifestazioni. Aspetta, no, fammi finire, no. Ma quantomeno a qualcuna di andare in Champions, sicuramente, perché è due anni, mi sembra che ci sia, terzo anno, doveva rimarcarlo, in Europa League, in Coppa Italia, e queste, se in tutte queste non ci vai, non li sfiori neanche, sicuramente è un fallimento. Ma non parlo per Gattuso, perché io molto delle colpe gliele do al numero uno del Napoli, perché ha orchestrato dei casini che il povero Gattuso, che penso, Dio santo, ha dovuto proprio reprimere ogni volta che lo incontrava, perché Gattuso credo che sia veramente sanguigno, come solo i calabresi sanno essere quando sono insultati praticamente pubblicamente, e allora hanno voglia di reagire in altro modo che non con le parole. Gattuso veramente è stato bravo a contenere tutta la rabbia che... Sì. Quindi io penso che il numero uno
napoletano sia quello il maggiore indiziato. Gattuso il suo lo ha fatto bene fino a certi punti, ma poi è subentrato qualcosa che lui non poteva guidare o dirigere, e quindi il fallimento. Io il fallimento lo reputo del Napoli, non di Gattuso, del Napoli, con principalmente il capostipite del Napoli, il numero uno del Napoli. Andiamo avanti su questo discorso tra un attimo, dopo la pubblicità è anche finito tutto, sono anche finiti tutti gli incontri della Serie B, andremo poi a riepilogare risultati e classifica parziale. Le cose che possiamo fare insieme per l'ambiente. Coop ha pensato per te a una nuova collezione di premi fatta con materiali riciclati. Raccogli i bollini. La Coop sei tu. Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una. Ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce gas su estra.it. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Allora, prima di procedere con i discorsi della Serie A e quindi della Fiorentina, il riepilogo di tutto quanto è accaduto finora in Serie B, mentre è partita da un attimo Venezia-Brescia. Cosenza-Frosinone 1-2, Cremonese-Salernitana 0-1, Entellascoli 0-0, Pescara-Spal 0-1, tutte vittorie in trasferta oggi, 3 vittorie in trasferta, 3 pareggi, Pisa-Regina e Venezia-Brescia per ora 0-0. Pareggi in trasferta? No, pareggi perché? Che ho in trasferta, pareggi non sono né in trasferta né in casa, no. Pareggi, non cominciare a dipingere d'oro quello che d'oro non è. La Regina non cominciare, ha pareggiato, punto. Pisa intanto dalla parte sinistra della classifica. Per una classifica che dice Empoli 49, Salernitana e Venezia 46, Monza che deve giocare 44, Chievo 42, Spal 41, Cittadella e Lecce 40, Pisa Frosinone 37, Pordenone Regina 33, Regina 33, Vicenza Pordenone. E Brescia 31, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 23, Pescara 22, Entella 20 punti, ma mancano ancora i punti di Venezia, Brescia, Monza, Pordenone, Empoli, Cittadella, Reggiana, Lecce e Chievo. Questo Vicenza, Lecce, Giorgio, sta un po' deludendo, perché chi? Effettivamente il Lecce del nostro Michele Tussani, perché la Regina sta facendo il campionato che doveva fare e infatti è in una buona zona, dicevamo di Baroni, dei progressi. Il Pisa è comunque vicino alla zona playoff perché è nono, anche se ha pari merito. Quindi il Lecce sinceramente mi aspettavo di più. Ora non so Michele cosa ne pensa. Cambiando un po' discorso. Michele sta allargando qualche i suoi orizzonti su Gattuso. Cosa hai trovato sul Napoli? No, stavo guardando la classifica della Serie B con l'elenco delle partite mancanti, cioè chi c'è un po' meno. Ma il Lecce sì, ha deluso sicuramente, perché secondo me il Lecce è la rosa più forte della Serie B e quindi dovrebbe essere, non dico ammazzare il campionato come ha fatto il Benevento l'anno scorso, ma essere sicuramente più in alto. Domani deve vincere. Ha sprecato due occasioni d'oro, non tanto quella con l'Entella, perché l'Entella sì era penultima, era ultima, ma comunque lei ci ha attaccato, ha avuto occasioni, salvataggi, insomma, sfortuna, diciamo così, imprecisione degli avanti, quanto ha buttato via i punti di Pescara, perché
È vero che il Pescara ha fatto un gol in fuorigioco al 92esimo, ma insomma quella partita la devi vincere, non puoi fare giocare con l'ultima e la penultima e fare due punti. Domani c'è un'altra partita da vincere contro un avversario inferiore, però il campionato è talmente livellato, o mediocre, dipende un po' dai punti di livellato vista. Livellato mi piace di più. Livellato che comunque se il Lecce dovesse vincere con la Reggiana, ammesso che vinca anche il Monza, il Lecce sarebbe ancora a soli 4 punti, nonostante tutti i problemi che ha avuto, dalla promozione diretta. Quindi ci sono diverse squadre, lotteranno fino all'ultimo, ci sarà lo sprint finale. Certo, se mi si dice ti aspettavi di più da qualcuno della squadra, sì, dall'allenatore. Quindi le mie critiche si rivolgono all'allenatore. Per quanto riguarda Gattuso, io sono completamente d'accordo con Enrico. È da Firenze? Sì, assolutamente. Ma ragazzi, la Fiorentina è una squadra che si sa che lotta per non retrocedere. Cioè, non è una squadra da Champions. No, cambio modo di fare domanda. L'arrivo da più parti. Come mentalità? Da più parti la piazza dice voglia. Allora, sembra che prima di strategicizzare il futuro la società voglia giustamente aspettare di capire come piove. Legittimo. E mi sembra corretto. Per cui, anche se marzo è il mese nel quale fai i programmi per il poi, fino a quando non sai se sei carne o pesce, devi aspettare. Però la piazza dice, si vuole, la piazza, un allenatore che faccia capire quali sono le aspettative della società. Potenzialmente, stiamo parlando, prendendo per buona la notizia data da Radio Kiss Kiss Napoli, di un avvenuto contatto tra l'entourage del presidente della Fiorentina e quello di Gattuso. L'arrivo di Gattuso a Firenze, che cosa dice che sono le aspettative della società? Il potenziale arrivo di Gattuso a Firenze? Che sono sulla carta più alte se arrivasse un allenatore che non ha mai allenato in Serie A o non ha mai allenato proprio. Perché viene un allenatore che ha allenato il Milan, quindi lottando fino all'ultimo per la Champions League con una rosa che non era da Champions League. È un arrivo da aspettative di alzare l'asticella. Sì, sicuramente, ma io credo anche Gattuso, perché vediamo sempre l'altra parte della moneta, se un allenatore, al di là che possa avere un mercato inferiore per varie vicissitudini o per vari motivi rispetto a quello che poteva avere un anno fa, due anni fa, accetta comunque un allenatore che ha un certo pedigree, accetta un progetto. Gol del Venezia no, vai. A Firenze vuol dire che sposa un determinato progetto. Non credo che Gattuso, pur avendo queste problematiche che secondo me appunto gli sono state create intorno e che non dipingono il lavoro che comunque lui sta facendo in questo momento a Napoli, viene a Firenze e viene... Cioè, non è come Montella, che è arrivato a Firenze e non lo voleva nessuno. E ha trovato posto a Firenze. Cioè, viene un allenatore e comunque un minimo di ambizioni per il curriculum che ha le può ancora avere. E quindi, se viene qui, si presuppone che sposi un progetto, il che non vuol dire che se viene Gattuso verrà fatta una squadra da Coppa UEFA sicuramente, però verrà fatta una squadra perlomeno per lottare, per arrivare in Europa League. Io non mi aspetto quello. Sarei stupito se venisse Gattuso e fosse fatta una squadra per lottare per salvarsi. Cioè, posso dire la mia su Gattuso? Gattuso è stato uno dei nomi che avevo già fatto un po' di tempo fa. Perché? Perché Gattuso dove è andato ha fatto bene. Ora lui, e sono d'accordo con quello che dicevano stasera appunto... Sono curioso di sentirvi dibattere con Vittorio Betti su questo argomento, perché Vittorio non è un grossissimo estimatore di Gattuso, lo considera Gattuso, per sua voce. Ma siccome tu mi insegni, Giorgio, tu mi insegni che nella vita contano i risultati, certo. Michele lo ha detto chiaramente poc'anzi, ha fatto molti più punti ne parlavamo prima. Federico te l'ha detto, ha fatto 13 punti in più. A Napoli. Voglio dire, ma lì se poi col presidente De Laurentiis... E ci sono delle problematiche, ma lui i risultati però li sta facendo, nel calcio contro i risultati. Vedi, a volte, perché io poi ci ripenso, no? Vi sento parlare e il cervello mi... Va in ebollizione. Va in ebollizione, perché dico, ma come? De Laurentiis manda via un allenatore che fa 13 punti in più dell'anno scorso, un allenatore che stava portando il Milan in Champions,
con una squadra, come diceva Michele, che non era da Champions, e qui a Firenze va sempre tutto bene. Va sempre tutto bene. A Napoli, Napoli e la Lazio, che erano squadre che fino a un po' di tempo fa erano squadre che comunque con la Fiorentina se la giocavano, prima anche no, a noi ci va sempre bene tutto. Si lotta per non retrocedere da 2-3 anni e qui va sempre tutto bene. De Laurentiis perché non porta il Napoli in Champions? E può succedere, perché comunque hai la Lazio, hai la Roma, hai l'Atalanta, hai diverse squadre che te la possano anche portare via la qualificazione Champions. Manda via un allenatore come Gattuso, che ha fatto 13 punti in più. No, qui a Firenze va sempre tutto bene. Noi si lotta per non retrocedere a 4 stagioni. Forse e allora forse ha ragione De Laurentiis. Forse ci si fa. Forse ha ragione De Laurentiis. Cioè, vedi perché io dico che qui la società, caro Enrico, ma lascia stare Commisso, perché Commisso non la gestisce direttamente. Però ti dico, la società non lo tocco. La società sbaglia, perché una società deve avere, come la Fiorentina, deve avere delle ambizioni. Perché se De Laurentiis scaccia un allenatore che gli ha fatto 13 punti in più della scorsa stagione solo perché non la porta in Champions, allora io cosa devo dire a Firenze che lotto da 4 anni per non retrocedere? Come si dice, Giorgio, sono autorizzato ad essere arrabbiato? Certo sì, che sono autorizzato. Perché la Fiorentina fino a un po' di tempo fa andava in Europa League o in Champions. Ora si lotta per non retrocedere con il settimo Montengaggio. Posso cercare di spiegarlo come la vedo io? Sia la questione De Laurentiis sia la questione... Allora, De Laurentiis, prima di entrare nel calcio, che faceva? Faceva il produttore cinematografico. E allora lui era un produttore, la famiglia è una delle più grosse case di produzione del cinema internazionale. E allora, per fare un buon film, che faceva lui? Pigliava... gli attori protagonisti, mi dava un nome di Marcello Mastroianni piuttosto che Alberto Sordi. Lui pigliava, vuol dire sì. Sì, va bene, ma parlo in genere. Il cinema è così. Il povero Gattuso, a chi lo paragoni? Sono curioso di sapere a chi lo paragoni. A Napoli, che non ha un aplomb, non ha un nome da dire che a Napoli allena Gattuso. E chi è Gattuso? Non è Marcello Mastroianni, non è Alberto Sordi. Perché, scusa, quando è arrivato Benitez? Aveva già vinto l'Inghilterra, aveva un retroterra già diverso. Due finali di Champions. E quando è arrivato Sarri? Sarri non aveva retroterra. Ma infatti Sarri, proprio perché non ce l'aveva, è stato quasi indotto a andare via, a rompere. Ora Sarri è considerato uno dei più forti allenatori che c'è sul proscenio. Marcello Mastroianni per restare in questa contaminazione. Mi piace questa cosa. Non so se il pubblico femminile sarebbe d'accordo. Perché io invece vedo Gattuso in una piazza come Firenze. È il suo stato habitat ideale, naturale, perché viene al posto di tre allenatori che non hanno lasciato il segno, anche perché non né in campo né fuori campo, insomma, perché Montella, Iachini e lo stesso Prandelli, ma Prandelli, ripeto, non è certamente il Prandelli di quando si conosceva noi, di quando ha allenato la nazionale, era un Prandelli molto più dimesso. Ma Gattuso c'ha voglia di lavorare, c'ha voglia di fare, e quindi a Firenze a molti dei giocatori della Fiorentina serve uno che cominci a tirare. Sì, ma c'è una differenza. Sai, ma io ho sempre detto Firenze è una piazza difficilissima. Vi ricordate la frase di Mihajlovic che gli è stata appiccicata? Oh, finalmente è arrivato uno che gli dà i calci nel sedere. Sì, ma c'è differenza. Però. Sì, ma ripeto, Firenze non regge la mancanza di risultati. Come tutte le piazze. No, ma Firenze in modo particolare. Tranne a Torino dove c'è un altro allenatore. A un allenatore come Gattuso, innanzitutto lo deve mettere in condizione certamente gli deve fare una squadra un po' diversa rispetto
a questi... E ribadisco, non so come anche chiamarli. Per te, l'eventuale potenziale arrivo di Gattuso vuol dire che la società alza l'asticella? Alza sicuramente l'asticella, anche perché Gattuso è un allenatore ambizioso e ha voglia di emergere, non è uno di quelli che si adegua al lavoro, dice ma salviamoci, non si... Poi però dipende da quello che la società, dal materiale che la società gli mette nelle mani. Perché se gli mette materiale nelle mani per andare in Europa, allora Gattuso fallisce se non va in Europa. Però deve essere un materiale adatto a andare in Europa. Se gli mette materiale per salvarsi, Gattuso ha l'ambizione qual è di salvarsi. Allora Gattuso salva la Fiorentina. Ma poi la risposta non è, per come la stai giustificando, non è l'arrivo di Gattuso vuol dire che si alza l'asticella. L'arrivo di Gattuso vuol dire potenzialmente c'è, ma vediamo che squadra li facciamo. Allora è il mercato che ti dice qual è la vera aspettativa. Ma finora le squadre, gli allenatori che si sono hanno avuto praticamente le stesse squadre. Più o meno. Non è cambiato, alza lui cambiato l'asticella. Perché come si dice in Calabria, si dice scarti frucio e nesce primera, è un detto calabrese, voglio dire cambi uno e ne pigli uno peggio, insomma cosa. Con Gattuso gli deve fare prima una squadra, poi l'ambizione sarà lui a farle. Io dico una cosa, con lui l'alzi l'asticella perché l'alza da sé l'asticella. Lui l'alza da sé, lui non ha bisogno. Lui con una squadra che non aveva né arte né parte, ripeto, un disastro totale, detto da tutti, che avevano fatto Fassone e Mirabelli, che hanno speso un visibile e con Montella erano in zona retrocessione, perché io me lo ricordo. Il Milan, quel Milan lì che aveva speso 250 milioni di euro sul mercato, o giù di lì, era in zona retrocessione. Arrivò il buon Gattuso e portò il Milan a pari merito con l'Inter. Alza poi, l'asticella da solo? Davvero? Per me sì, no. Per me l'alza da sé. C'ho la squadra, solo non detto io. Ma lui ogni tanto, anche squadra, Michele, te la batte. Lui ogni tanto, qui tu perdi sempre. Sì. Qui viene a Roma, tu perdi, viene a Lazio, tu perdi. Con no, Gattuso, con l'Atalanta l'ha battuta il caro De Laurentiis, bisognerebbe ricordarglielo ai caro De Laurentiis, che il signor Gattuso, l'Atalanta, è stata una delle poche squadre che lui ha battuto l'Atalanta. Michele, non si vince mai con nessuno. Ascolta con quello che ti dice Michele. Ma come ha detto, più che dirlo io, l'ha detto anche il buon Guardiola di recente, cioè, e anche altri allenatori, cioè un allenatore medio con una squadra forte fa più risultati di un allenatore fenomenale con la squadra di raccattati. Cioè se io do a Guardiola o a Mourinho, a Guardiola gli do lo Spezia e non lo vince il campionato. Dovrebbe teoricamente arrivare un po' più su. È chiaro che l'allenatore nel calcio di ora conta, a parte che ha sempre contato, ma nel calcio di ora, dagli anni 90 in poi, ma direi soprattutto nel nuovo millennio, conta ancora di più. Perché il calcio è diventato più complesso di quello che era 30-40 anni fa e perché di fuori classe a giro ce n'è poi, quasi punti. E quindi i giocatori devono essere allenati e migliorati, come sta facendo Antonio Conte con i suoi. Quindi, detto questo, dipende sempre da che tipo di squadra li metti a disposizione. Secondo me, perché non sappiamo chi verrà, chi non verrà, facendo l'ipotesi di Gattuso, io sono convinto che con questa squadra che c'è ora e che c'era anche a giugno, a agosto, insomma, quando è iniziato il campionato, con Gattuso la Fiorentina non sarebbe in queste condizioni qui, con la stessa squadra e la stessa società. Io continuo a ripetere, almeno questo è il mio umile parere, che negli ultimi anni a Firenze, al netto di campagne acquisti che possono essere discutibili, ma io sfido a trovare un direttore sportivo, una campagna acquisti che non viene criticata, perché dalla A alla B, fino alla promozione, fino alla terza categoria, tutti i direttori sportivi sono criticati, perché se io vado a sentire, li sento tutti i giorni, i tifosi della Juve, Paratici non ha comprato questo, Paratici non ha comprato quell'altro, bisogna sempre vedere anche le condizioni di partenza, quanti soldi ha un direttore sportivo, quanti ne ha spesi, ha speso per comprare chi, quanto poteva spendere, eccetera, eccetera, perché è facile sparare sul direttore sportivo. Ripeto, soprattutto a Firenze, dove comunque la squadra era stata allestita dall'inizio del campionato, è stato detto
non sarà una squadra da arrivare in Champions, ma non è nemmeno una squadra come ora ce la ritroviamo al 15°-16° posto. Detto questo, quindi spezzo una lancia al netto delle mancanze, non si è comprato il regista, non si è comprato l'attaccante, tutto vero, però non è una squadra, quindi vengo a quello che ha detto Enrico, secondo me ci sono grosse colpe dei giocatori, perché la squadra non è da stare in questa posizione, ma ci sono anche le colpe dei manici, perché i manici si sono avuti a Firenze, leggasi allenatori, finora non sono stati adeguati alle ambizioni della piazza, quindi ritorno alle colpe della società, ma non solo del direttore sportivo, un attimo, non so se del direttore sportivo, perché non lo so, non è questa la voce che conosco sulla scelta degli allenatori, quindi colpa della società, che non tanto per i giocatori che ha portato, ma per gli allenatori che ha portato, che non hanno fatto sfruttare il materiale che c'era per quello che questo materiale poteva dare, che ripeto, non da vincere lo scudetto, ma nemmeno da essere quindicesimo. Gattuso con questa squadra non sarebbe arrivato, non sarebbe in queste condizioni, sarebbe in zona, io non dico in zona, però sicuramente la parte sinistra, traversa dello Spezia, dalla parte sinistra lui sarebbe sicuramente. Ma poi mi non lo so, ma non credo più sotto del 12° posto. Mi devono spiegare, ma perché poi noi si critica a volte anche i giocatori, no? Ma io voglio spezzare invece una lancia. Alcuni giocatori l'ho criticato anche aspramente oggi. Ragazzi, ma quanto anche nel passato. Avete, Dio, però io voglio dire una cosa, io voglio dire una cosa, scusate, perché uno come Biraghi non può fare l'ala. Allora, perché si continua a giocare oltre il 5-2? Gli si fa fare l'ala a Biraghi, ma dietro chi difende? Scusate, chi c'è dietro? E come faresti di diversamente con quello che hai? No, io faccio la difesa a 4. Con quello che hai. Io faccio la difesa a 4 perché non esiste, la Fiorentina prende sempre gol dalla solita parte, dalla parte di Biraghi. Prende sempre gol da quella parte lì. Perché Biraghi fa i cross, ma non difende. Se non va uno a raddoppiargli, a dargli una mano, ti attaccano sempre ed esclusivamente lì. Ormai il giochino l'hanno capito tutte le altre squadre, tutti i tecnici. Anche la Roma ti ha attaccato sempre lì. Ha fatto sempre la diagonale da quella parte. Allora io mi domando, ricollegandomi al discorso che faceva Michele Tossani, ma c'è anche una colpa agli allenatori, perché noi criticavamo tanto Iachini perché continuava a fare 3-5-2, ma Prandelli non ha cambiato niente, una virgola. E come fai Castrovilli con è discontinuo. Ma come fai con i giocatori che hai a cambiare modo? Certo, ma Giorgio, ti come spiego. Fai? Allora, primo, Amrabat gli viene fatto fare il regista e non l'ha mai fatto il regista perché è stato uno dei migliori interni dello scorso campionato, ma non a fare il regista. Solito errore era stato fatto con Veretout. Il signor Castrovilli rincorre gli avversari nella nostra area, però non fa il suo ruolo dove lui può rendere al massimo, l'abbiamo visto nel secondo tempo con lo Spezia. Castrovilli fa la differenza quando gioca avanzato, quando gioca nella tre quarti avversaria, non che va a fare il mediano a rincorrere gli attaccanti avversari. E lui a Firenze fa questo fondamentalmente. Poi chi c'è? Vlahovic da solo come uno stoccafisso in mezzo a due. E non gli arriva un pallone giocabile non gli arriva. Jack Bonaventura è stato fatto giocare metà campionato a destra, che non ha mai giocato in carriera, né all'Atalanta né al Milan, quando lui ha sempre giocato a sinistra. Allora ci sono anche delle colpe, anzi soprattutto ci sono delle colpe degli allenatori, dei tecnici. Poi è vero, il direttore sportivo Giorgio poteva fare delle campagne acquisti diverse, ma perché gli allenatori non fanno delle richieste specifiche al direttore sportivo? Iachini le ha fatte e non gliel'ha comprato. Un attaccante, non allora io sono presidente, arrivo e dico: signor Iachini, signor Pradè, le cose vanno male, arrivederci a tutte e due. Io la prima cosa che faccio le mando via tutte e due, perché se un direttore sportivo e un allenatore non sono in grado di mettersi d'accordo sulla squadra da fare, e io spendo e ho il settimo monte ingaggi, Giorgio, a quel punto mi arrabbio. Perché Gasperini e il signor Sartori, che fanno l'Atalanta da anni, sì, non hanno mai questi problemi. Non vanno mai d'accordo. Però non vanno mai collimano d'accordo. Con le decisioni. Mai d'accordo. Però collimano. Mai d'accordo. La squadra viene fatta sempre Io dico, Fermati. Mi fai la domanda. Rispondi a questo, poi vai sui commenti che ti pare. Ritorno nell'analisi della notizia di Radio Kiss Kiss. L'entourage del presidente ha contattato l'entourage di Gattuso. Non si fa cenno del direttore sportivo. Cosa vuol dire? È la società che sceglie l'allenatore? È la società che sceglie il direttore sportivo? Come si fa ad avere poi collimanza di vedute? È quello che dicevo io. Probabilmente è stato incaricato un intermediario al di fuori della società. Sì, ma questo vuol dire che il direttore sportivo non conta. Ma il direttore sportivo, se non erro, almeno,
e fino alla fine di quest'anno. Nella scelta del sostituto di Iachini? Il prossimo anno. Nella scelta della conferma di Iachini non ha contato. E il prossimo anno c'è un altro direttore. Quindi qualunque direttore sportivo venga a Firenze deve sapere che le decisioni non sono sue. Infatti io vorrei sapere chi viene. Quindi, chi accetta di venire a Firenze? Allora, io credo che un direttore sportivo per venire a Firenze. Allora Giorgio, qua si è detto fino a poco fa, Vittorio Betti lo dice sempre, Gattuso non è un allenatore. Un apprendista stregone, dice lui. No, questo allora. Lo dice Vittorio Betti. Certo. Però la piazza lo deve digerire, non è che piaccia molto. Non è un boccone facile da digerire. Non è un boccone. Secondo come parla Maurizio, il prossimo anno Commisso deve portare tanti soldi dall'America, perché deve rifare completamente tutta la squadra, perché se questo non è buono, quest'altro non sa, fa solo l'ala, quell'altro deve giocare, insomma deve cambiare tre quarti di squadra sicuramente, con tutta la panchina e roba varia, quindi non... Io dico invece che venendo un allenatore come Gattuso, lui terrebbe sicuramente l'intelaiatura di questa squadra. Sicuramente però è un allenatore molto diverso rispetto ai tre che abbiamo citato, Iachini, Montella e Prandelli. È un allenatore che... O lavori, non c'è nulla da fare, è uno che parla prima con il giocatore, se ci sta il giocatore, cioè ci sta e deve attuare quello che dice Gattuso, se non ci sta si cerca un'altra strada e se ne va. Cioè Gattuso è uno che predilige il lavoro rispetto a tecnica, tattica e tutto, vuole prima di tutto degli uomini che si impegnano a onorare la maglia. Poi viene tutto il resto. Io credo che Gattuso sia uno dei pochi tra gli allenatori appetibili. Certo. Perché se mi parlano di Sarri, se mi parlano di Spalletti, se mi parlano di cose, allora torno indietro e dico... Ma lei ha sbagliato il gol del vantaggio del Venezia, scusa. Scusate, ho sbagliato tutto. Io parlo di Gattuso perché Gattuso ha voglia veramente tanta di lavorare, ha voglia di emergere, ha voglia di fare risultati, ha tutte le voglie che potrebbero piacere alla piazza di Firenze. Ma poi non è che un allenatore non ha vinto niente, perché ora si critica. Tazzebau, quello che ha fatto Enrico Rositano, bello per quello che riguarda Gattuso. Neanche la sua press agency avrebbe. Qualcosa ha vinto una Coppa Italia. Non ho detto che mi avevo regionale. Sempre di Gattuso, vedete, perché ragazzi, poi alla fine, cioè, anche questo me lo insegnate voi, conta anche la stampa, perché quel Milan lì, che arrivò a un punto dall'Atalanta, Gattuso venne infamato da tutti perché non aveva portato il Milan in Champions. Tant'è vero, lui è stato costretto ad andarsene per l'eccesso di critica, così come ora si sta costruendo. Sai perché? Scusa se ti ho interrotto. No, il fatto senza dargli la paternità, perché a Milano in quel periodo si diceva ma vuoi mettere la plomb di Carlo Ancelotti? Basta con questi atteggiamenti da capopopolo. Carlo Ancelotti l'abbiamo visto a Napoli, dovevo scappare di corsa per quello che aveva combinato. Ora l'Everton lo sta facendo bene. Sì, ora l'Everton sta facendo bene. Probabilmente il suo momento di fare allenatore è corretto stare in quel campionato. In quel campionato lì, che comunque secondo me è superiore, quindi complimenti a lui. Però io credo che il problema... Questo tanto per dirti la stampa, perché avevi ragione, perché certo. Io Pino Mec e Rossoneri dicevano con questi atteggiamenti da capopopolo, ragazzi, non sono più per noi. Ma abbiamo allenatori. Ma Ancelotti che ha fatto a Napoli? Parlavano al Milan, Zero. Sì, ma a Napoli che ha fatto? È dovuto zero. Scappare. Ma perché? Perché dopo aver vinto due partite, De Laurentiis può firmare in bianco. Perché i giocatori non lo sopportavano. Rimane a vita con noi. Poi, i giocatori non lo sopportavano perché c'era qualcuno più in alto che aveva cominciato a non sopportarlo.
Perché là è uno che conta Napoli, ragazzi, ma vogliamo... Vogliamo finire Michele vogliamo, che poi andiamo in pubblicità. No, faccio una piccola precisazione, che io quando parlavo di Mastroianni e Alberto Sordi, questi li sceglieva il babbo di... Certo. Lui faceva il cinepanettone con De Sica. Mi sembrano storie già vissute qui a Firenze in ambito cinematografico. No, volevo precisare, non pensare che non conosco la storia di Della Lorenzi, la conosco benissimo. È casa tua quasi. Vai Michi, concludi il ragionamento che stai facendo, che poi andiamo in pubblicità. No, dicevo anche che i primi, il Vacanza di Natale originale, non erano male. Cioè, poi c'è no, stato no, il Degenero, ma è tutto un altro... Però l'originale, quello Vacanza di Natale 83, era un bel film. Ma è tutto un altro... Ma se avevi due anni nell'83, ma l'ho visto, lo ridanno tutte, cioè, la programmazione televisiva, è sempre la stessa, dire... film, e a Natale... E danno sempre una poltrona per due da 100 anni. Voglio dire, l'ha visto è tutta un'altra storia rispetto no, a... certo. Ai suoi. Però io vuole un allenatore che faccia giocare a Fiorentina, perché io mi sono stancato da tifoso della Fiorentina di vedere una Fiorentina che non fa due passaggi di fila. Quindi i discorsi stanno a zero. Io dico questo, alla Fiorentina deve prendere Gattuso... Dionisi, Dionisi, chi volete? No. Io dico no. Alla Fiorentina, Giorgio, è da anni, dal girone di andato di Paolo Sosa, che noi non vediamo non più giocare la squadra. Ti faccio una provocazione alla quale mi rispondi dopo la pubblicità, perché siamo puntuali. Se Paolo Sosa non avesse fatto risultati, ma ti avesse fatto solo vedere bel gioco, saresti stato contento uguale, lo dici? No. Signora, le serve una mano per la spesa? Ma io già chi mi dà una mano? Coffee! In tutti i negozi Coffee, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Dal 18 febbraio al 3 maggio, vieni da Coffee e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coffee! Fidarsi conviene! Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce gas su estra.it. Ambulatori della Misericordia è un'impresa sociale che svolge attività sanitaria da oltre 40 anni. È accreditata e autorizzata presso la Regione Toscana. Grazie a medici altamente specializzati e strumentazione di ultima generazione, i reparti di diagnostica per immagini, medicina specialistica e laboratorio di analisi erogano prestazioni di elevata qualità a costi sociali. Visita il sito internet dell'azienda e le pagine social, oppure contattaci al numero 055 89 411. Eccoci qua, ultima mezz'ora di trasmissione con l'accompagnamento della parte finale di Spezia Benevento. Ma Michele, non lo so, io sto rivedendo tanti giudizi sullo Spezia, tante cose belle che erano state dette, e contemporaneamente saltano alla mente tutte le considerazioni fatte per chi ha perso punti con lo Spezia, addirittura è stato battuto dallo Spezia, perché lo Spezia ha visto oggi, visto ultimamente, è una roba bruttissima, eh. Ma insomma, ora sta facendo la partita e sta cercando di pareggiare. Non tirano mai in porta anche loro. Come? Non tirano mai in porta neanche loro. Perché il Benevento si difende bene. Il Benevento ha messo in difficoltà anche diverse squadre, tranne l'Inter schiaccia Sassi, però le altre squadre, quella di Juventus ha pareggiato, le ha messe in difficoltà. Lo Spezia sta facendo per ora un buon campionato per le sue possibilità. Se poi dovesse retrocedere... È uguale, all'ultima giornata è uguale, nell'ordine delle cose, cioè nell'ordine delle cose fa un'impresa se si salva, cioè non è che dice sai, doveva lottare per l'UEFA, si trova in zona retrocessione, doveva essere a metà classifica, vantaggio Brescia-Venezia, vantaggio Brescia-Venezia dopo che il Venezia
ha segnato Aie dopo che il Venezia aveva sbagliato quintali di Golban. Pareggia lo Spezia. Pareggia lo Spezia con Verre. Verde, sì, scusa. E manca ancora Giorgio un quarto d'ora. Sì, no, 20 minuti. 20 minuti. 20 quindi minuti. Risultati positivi, lo Spezia perde, quindi bene per il Lecce. Il Venezia perde, bene per il Lecce. No, diciamo, e lo Spezia? E lo Spezia. Autorete di Pomini. È una squadra che, a parte che gioca bene, perché giocare gioca bene, ma lotta, sono tutti uomini che lottano, era quello che io pretendevo un pochino da giocatore della Fiorentina. Però io qui Poi hanno l'allenatore. Ecco, hanno io risposo un'altra teoria, perché ripeto, secondo me noi in generale, non noi tre, ma in generale diciamo nel mondo degli analisti sportivi, giornalisti, eccetera, opinionisti, si tende sempre, guarda, l'ha detto anche Pirlo ieri, gli hanno fatto una domanda in conferenza stampa e lui ha detto, vedi perché faccio fatica a seguire il campionato, anche i campionati stranieri, mi devo assorbire tutte le conferenze stampa della Serie A. Vabbè, il tempo se guardi le trasmissioni, se mi allungano, puoi fare anche uno sforzino. No, appunto, dicevo, gli hanno detto, ma qui la squadra si è sembrata mancare di grinta, perché la prima cosa che legge l'opinionista che non legge è, dice, sta squadra abbiamo pareggiato perché mancava la grinta. E Pirlo ha detto, ma era una cosa che mi dava fastidio anche quando ero giocatore, che dicessero non si è impegnato, perché è un gioco, quindi vengo dietro a quello che dice Enrico e non a quello che dicono tali presunti esperti che sono in altre sedi, la grinta, fratello, non c'è il gioco. Cioè, le squadre a volte sono in crisi non perché i giocatori non si impegnano, ma perché non sanno cosa fare in campo, perché non gli viene spiegato o gli viene detto di fare delle cose a Tizio e a Caio, che Tizio e Caio non è nelle corde di Tizio e Caio. Come il caso della Fiorentina, secondo me. Questo va detto. Lo Spezia c'ha un allenatore. Va bene, detto il Rio. Lo Spezia c'ha un allenatore. Fine. È quello che io dico da tempo, Giorgio. Il problema della Fiorentina sono stati gli ultimi allenatori. Perdonate, io faccio parte di una vecchia scuola. È vero quello che dici, che i giocatori devono sapere che cosa fare in campo. Però, a un certo punto della partita, se quello che mi hanno detto di fare in campo non mi riesce, non ci riesce, non riesce, io, giocatore, devo sapere cosa devo fare, ma perché lo so io. Non perché me lo deve aspettare un altro. Non hanno più le capacità. Tu sei abituato come me. Io, meno, perché ho visto meno calcio di te. È stato espulso il direttore sportivo dello Spezia. Prima c'erano altri giocatori. C'era prima i Mazzola e Rivera, poi ci sono stati, per dire, i Rumenig, i Matteus. Ho capito dove ora andare a parare. Ora non c'è questo livello tecnico. Ma questa è colpa degli allenatori. Questa è colpa degli allenatori che hanno spersonalizzato i giocatori, certo, perché vogliono tanti... E il futuro ritorno dell'allenatore del Napoli ne è l'esempio, perché vogliono tutti telecomandatori da essere telecomandati. Ma il calcio purtroppo, Giorgio, è questo. Mentre invece no, il calcio è l'individuo, il calcio è il calciatore. Sono i piedi del calciatore che fanno la differenza, non il ruolo. Però i piedi di adesso, Giorgio, proprio per quello che stai dicendo te, anche per il discorso delle scuole calcio, purtroppo i fenomeni che c'erano prima non ci sono più. L'Inter perché vince? Eppure non ha gioco. Quant'è che diciamo che l'Inter di Conte non ha gioco? Però c'ha quei due fenomeni davanti, c'ha Barella, c'ha Lukaku, c'ha Martinez, c'ha Barella. Lo vedremo. La Fiorentina questi giocatori non ce l'ha. No, capito? ho paura. La Juve c'ha Ronaldo, che fa fatto quanti? Quasi 300 gol. Faceva. Ne fa tanti giocatori, purtroppo 300. Però prima c'era il Platini, Fiorentina quando c'era sette sorelle, poi concludo, c'era la Fiorentina, aveva Battistuta e Rui Costa, il Parma, Michele, chi aveva ne aveva altri, Crespo. Ora non ci sono più questi fenomeni qui, non ci sono più questi che ti risolvono le partite. Michi, no, io dico intanto che al giocatore gli devi spiegare bene che funzione, non è tanto una questione di ruolo, ma che funzione deve avere nelle due fasi. Quindi glielo devi spiegare bene. A maggior ragione in un periodo storico, come diceva Maurizio, le quali fuori classe, che sono fuori classe non solo perché ti mettevano la palla al 7, ma perché sapevano leggere la partita, perché il signor Platini non era un fenomeno solo perché con la palla ti poteva mandare la palla in buca 18 da 50 metri. E quello lo sanno fare in tanti altri. Bella buca 18, è bella questa. Tanto lo sanno fare anche, magari non a livello suo, ma tanti lo sapevano fare.
signor Platini era anche un fenomeno perché sapeva quando abbassarsi per aiutare a uscire a impostare, quando giocare a metà campo, quando inserirsi e fare go, perché era anche capocannoniere di un campionato molto difficile. Ma lo sapeva fare per conto suo, non aveva bisogno che lo dicesse nessuno. Sì, beh, era un calcio meno organizzato, per certi versi più semplice, perché era basato tutti sui duelli individuali, quindi quando vincevi i duelli individuali avevi comunque strada aperta, e c'erano più traverso ancora dello Spezia. C'erano più giocatori di questo tipo, con queste caratteristiche. Ora i giocatori vanno guidati, alcuni vanno anche teleguidati, ma in generale vanno guidati. Bisogna spiegarli che funzione devono avere nelle due fasi di possesso e non possesso. Primo. Secondo, io temo, ho paura, spero di sbagliarmi, che purtroppo non è colpa di nessuno, a causa delle condizioni in cui versiamo in questo momento, molti, quando si spera tutto questo macello sarà finito, si saranno abituati ancora di più, che già era un problema in Italia negli ultimi anni, a fare una vita sedentaria, e quindi i bambini, ce ne sarà sempre di meno nelle scuole calcio, sempre meno bambini per la strada o nelle scuole calcio, vuol dire sempre meno serbatoio da quale puoi pescare qualche giocatore valido. Questo credo che sia un rischio che non si corre, perché sarà tanta la voglia dei genitori di avere tempo libero che riempiranno le scuole calcio, se non altro, come se fossero dei parcheggi per i bimbi. Speriamo. Questo... Speriamo. Per ora il grande parcheggio di cui tutti parlano... Siamo noi. No, è il grande parcheggio, è la scuola, tant'è vero... Ma se siete chiusi? Se vi chiudono, che parcheggio è? Ma il grande è il grande parcheggio. Perché le scuole sono chiuse, o le stavano chiudendo, con grandi proteste di alcune lobbies, tranne quelle dei piccoli, ovviamente, perché il grande parcheggio, ovviamente, è soprattutto che alle superiori ragazze autonomo, anche in terza media, diciamo. Mentre invece, più in basso si va, meno autonomo è. Quindi il grande parcheggio è diventato la scuola, tant'è vero, e qui chiudo la mia polemica, perché sennò si va in un altro campo, che quando c'era la precedente ministro, la problematica che si diceva non era bisogna tenere la scuola aperta perché i ragazzi devono studiare, perché devono imparare a fare le versioni di greco e di latino, no, perché devono socializzare. Questo ti fa capire la scuola che funzione c'ha ora. Mi piace questa uscita sociologica del professor Tossani, che di mestiere alla grande fa il professore. Anche a me è piaciuto, l'opinionista sono professioni accessorie alla sua primaria, vale sempre la pena di specificarlo, perché sennò uno dice come ha fatto Sani a dire queste cose, lo sa perché la vive sulla sua pelle tutti i giorni. Lo subisco. Il ministro della pubblica istruzione a guardarci. Ma se anche ci guarda. Non credo possa negare. Guarda, salutiamo, gli rendiamo... Penso bene. Che Michele abbia perso il posto. Speriamo di no. Morbido, credevo ti venisse incontro a darti una mano invece. Speriamo di no. Questo è un tackle alla Beppe Purino. Quell'ecce regina ha lasciato il segno, Michele. Vabbè. Possiamo dire che probabilmente, probabilmente ci rimette la scuola ci guadagna il calcio. No? Senti che sviolinata che è andato a prendere. Ma perché è un amico. Senti, caro Enrico Rosciano, gelato pagato. Andiamo un pochino a parlare del tuo, perché finora ti sei bellamente saltato via da questa cosa. C'è Lazio-Juventus. Stasera c'è Lazio-Juventus. E avete ancora una squadra di poppanti. È da tanto che noi abbiamo tanti poppanti, spero che allo Spezia ne avete dati tre. Diversi di questi li faccia anche giocare, Pirlo. A questo punto De Ligt fuori, Ronaldo forse dalla panchina. Lo scudetto si è perso perché l'ha già vinto l'Inter. La Juve ha vinto dalla Champions ci manda via il Porto. Si è vinto l'Europa, la Supercoppa italiana. Per caso. Si lotta per la Coppa Italia, quindi se si lanciano 4-5 giovani che il prossimo anno possiamo mettere in prima squadra. Io so che tu stai facendo esageratamente apposta, però sai che è un rischio che corri davvero. Si è fatto tanto, no? Stai facendo esageratamente apposta, ma è un rischio che corri davvero. Ma lo sa anche Pirlo, oggi ne porta 6 o 7 in panchina, qualcuno lo farà anche giocare, no? Ora, a parte lo scherzo, stasera credo sia
una delle partite più brutte o difficili? Più difficile, ma che possono dettare ancora l'impegno della Juventus nel campionato. Non credi che il Porto sia tanto nella testa? Hai sentito quello che ha detto Michele De Ligt? No, e Ronaldo dalla forse panchina. Lo so, ma non è la questione. In questo a me piace Pirlo quando dice sono assente e gioco io. Sono assente, che ci può fare questo? Mette. Le riserve dovrebbero essere quantomeno, se non all'altezza del titolare, quantomeno, o almeno devono lottare per essere all'altezza del titolare. Quindi chi mette in campo se la deve giocare. Io credo che il Porto sia alla portata, sia alla portata della Juve. Per quanto riguarda lo scudetto, penso che anche quello sia la portata della Juve. Stasera è un bel ostacolo, insomma, perché stasera, la Lazio sei convinto, Enrico, è un derby quasi. Sei convinto per stasera che Enrico due feriti meglio che un morto? Cioè no, voti no, il pareggione no, stasera? No, ma assolutamente, ma non ci penso neanche. Dio santo. Credo che sia una partita stasera più sentita. O la vinci o forse è meglio che la perdi. Sì, così almeno si spensiera col campionato e si va avanti nelle altre. Però pareggio non ti serve a nulla, dai. Pareggio, poi l'Inter batte l'Atalanta e sei a 12 punti. E se non la batte? Ma saranno sempre 9 punti o 9 o 10. La Juve deve giocare le partite per vincere, non c'è nulla da fare. Se poi non ci riesce, nel merito all'avversario. Spesso merita all'arbitro, spesso. Ah, ecco, questo aggancio mi mancava. Merito. Vai, Michi. No, dicevo, è una partita che secondo me a livello di un derby, perché credo che la dirigenza la senta particolarmente, visto che non è che scorra. Tra l'altro, ci sono delle lotte interne nelle segrete stanze per questa roba qui, veramente complicate. Fra i diritti TV, i non diritti TV, le alleanze, chi fa cosa, veramente è complicatissimo vedere quello che la politica del pallone. Poi nella storia dei diritti sportivi, dei diritti credo che siano vicini Lotito e Agnelli. Sì. Sono tra quelli che combattono le 11 squadre che votano sempre. Sono vicini, ma diciamo un'alleanza sempre momentanea, tipo americani e russi nella seconda guerra. Però al di là di questo ha ragione Enrico, deve vincere, però attenzione, dice dobbiamo vincere, quindi rischiare, se poi si perde almeno, perché non c'è solo lo scudetto, la Juventus rischia anche la qualificazione in Champions, quarto posto. A questo punto nelle se ne perde troppe, quattro, rischia di rimanere anche fuori dalla Champions, che quelle altre ci sono per ora. Stasera deve vincere assolutamente, non può permettersi. Se rimane L'Inter fuori comunque dalla secondo Champions, me non avrà, vedi, perché non vi rispondo neanche. No, io dico una cosa. Se la Juve stasera vince, mette un'enorme pressione domani sull'Inter, perché l'Inter non trova una squadra qualsiasi. L'Inter, ripeto, io continuo a ripetere quello che ho sempre detto. L'Inter ha dei fenomeni, due, tre fenomeni che la stanno trascinando in maniera... Ecco perché Conte probabilmente ha deciso di rinunciare a tutti gli altri obiettivi, per concentrarsi sul campionato, perché sapeva che quei giocatori lì... Non è che abbia deciso, perché dalla Champions l'hanno cacciato via. Sì. Non è che ha scelto di restare. Però fuori, lui eh, sa, Giorgio, che ha quei due o tre giocatori, via. Lukaku, Barella, Lautaro, Hakimi e qualche altro, che in loro mancanza l'Inter è una squadra che non può... diciamo competere alla pari con certe squadre, soprattutto con la Juventus. Quindi lui ha cercato di tutelare anche dalle fatiche della doppia partita settimanale questi giocatori che sono fondamentali, lo stiamo vedendo perché la trascinano a sfondo di gol. Però va a incontrare la squadra che gioca meglio al calcio a livello di squadra, di collettivo del nostro campionato. Quindi se la Juve stasera dovesse fare risultato, e sono d'accordo con Enrico e con Michele quando dicono che è l'ultima spiaggia, la Juve stasera deve vincere assolutamente, il pareggio non li serve a niente. Poi dopo, domani, la pressione l'ha tutta l'Inter, perché con l'Atalanta si può anche perdere. Quindi secondo me stasera è una partita chiave, più che quella di domani.
Anche perché se si vince si manda, si fa, si pressa l'Atalanta, perché quello sembra. Contestualmente metti io fuori la Lazio. E contestualmente metti fuori la Lazio. Ecco perché credo che sarà un parigione alla fine. Inter-Atalanta? No, stasera, spalla Juve, Lazio-Juve. Ma può essere, comunque la Juve ha tante defezioni, io ripeto, secondo me, ma non solo secondo me. Ma le defezioni, Juve... Michele, dall'inizio del campionato che ce l'ha, nonna. Sì, ma la Juve praticamente ha fatto un campionato senza il miglior giocatore dello scorso campionato. Chi è? Ronaldo? Dybala. No, Dybala è stato nominato miglior giocatore dello scorso campionato. Non l'avete letto, nessuno l'ha letto. No, no, da una letto. Giuria, è stato, letto, è no, stato no. Lui il miglior giocatore del campionato, sì, sì, del campionato scorso. E quest'anno non ha visto campo. È vero. È come se all'Inter, se all'Inter non gli gioca Lukaku dalla prima giornata fino a... Certo. E dico Lukaku, non Lautaro Martinez, perché non è la stessa cosa. Sì, poi sai, secondo me. Quando si faranno... Quindi, no, voglio dire, ma è uno, poi mancano 5-6 uomini a domenica, mancano sempre domenica a partita, insomma. Credo che comunque ormai domenica, sì, a una volta, più corretto, una volta era domenica, una volta era domenica, a partita. Ora è... Ma credo che comunque alla fine anche questo verrà preso in considerazione quando si faranno le valutazioni finali, o dovranno essere fatte le valutazioni finali. Certo, il problema sarebbe, io non credo che la Champions sfuggirà alla Juventus, però di sicuro se... Anche perché sennò a Firenze cominciano a mettersi le mani nei capelli per il pagamento di Chiesa. A parte, sì, è principalmente quello, però è anche il problema del, insomma, se la Juve dovesse non vincere lo Scudetto e magari nemmeno la Champions, si faranno comunque delle valutazioni che terranno ovviamente di conto delle condizioni in cui ha lavorato il nuovo staff tecnico. Qualcuno ha già incominciato a dire non succede niente, sono 9 anni che vinciamo in Italia, un anno di transizione ci può anche stare. Ma io credo anch'io che succederà. Non sei nato ieri tu, no? Sei nato l'altro ieri. E anche. Voglio dire. Anche la settimana scorsa. Ma tu hai mai visto nello sport chi perde che non trova degli alibi o delle cose? Quindi, ancora prima di aver perso hanno trovato gli alibi. Diciamo che la Juve si attacca a dei successi veri, perché ci abbiamo 29, uno gli si può anche lasciare. Ma ci sono quelli che non vincono da 20 anni che trovano alibi per non aver vinto il 21esimo anno. Corretto. Quindi, ma... Sai, alla fine non ci sarà mai, non c'è mai una soluzione, perché dipende sempre ci sono i risultati, ma dipende anche da come si interpretano, quindi dipende dalle opinioni. Ci saranno sempre quelli che diranno, ne abbiamo 29, quest'anno abbiamo cambiato, abbiamo messo in mano la squadra per fare un nuovo progetto a uno che non aveva esperienza, quindi era accettabile, insomma era prevedibile che ci fosse un risultato del genere, ma ci sarà sempre quello che ti dirà, con l'allenatore di prima hai vinto il campionato. E con questo invece no. E quindi alla fine poi ognuno prenderà la sua posizione, e il bello del dibattito è quello, hanno ragione da entrambe le parti. Questo per dire che comunque i numeri, i risultati contano, sono una cosa fondamentale, soprattutto nello sport, però poi bisogna vedere anche, bisogna dare anche un'interpretazione, e poi qui ognuno dà la sua. E è chiaro che la Juve deve comunque almeno arrivare in Champions, perché io non so... Nel malaugurato caso, non credo nemmeno io che questo si verifichi, che la Juventus non dovesse andare fra le prime quattro, io non so se poi il capo supremo, cioè il capo di tutto, Don Agnelli, quello che sta sopra di lui. Quell'altro, quello che comanda di più di lui perché c'è i cordoni della borsa. Non so se sarebbe contento. Non credo. Di tutto questo, Maurizio Canino, mi manca il Milan. Ah, il Milan, guarda, io ti dico, un po' me l'aspettavo, ma non tanto per Pioli, che comunque devo dire un po' anche per Pioli, il Milan di mercoledì, che pareggia su un rigore che io fossi stato un compagno di strighe larghe, come dubbio. Anche Gotti si è innervosito. Sì. No, non del rigore, ma del fatto che il rigore... Lascia perdere, il recupero ci può anche stare. Io
compagno di Strigger Larsen. È sforato. Ma io compagno di Strigger Larsen vinco anch'io. A San Siro 1-0. C'è un cross normale in area, ma ci vado su con la mano. Io ti piglio e ti pelo nello spogliatoio. Sì. È stata una follia, ogni tanto le fanno giocare. Anch'io Giorgio, perché io compagno di Strigger. Ma che minuto ero? Tu. 97. Ma forse anche sarà sforato. I minuti erano 5. Ma se come se ha detto, ma non c'è problema. Arrivare al 97. Come ha detto Gotti? Come ha detto Gotti? Ma poi di che ci meravigliamo? Ha avuto la bellezza di 18 rigori il Milan quest'anno. 18 rigori significa uno per ogni uno per ogni giornata, uno. Allora, qua si parlava che dice che la Juve parte sempre 1-0 perché c'ha Ronaldo. Un giocatore di Serie A come quello dell'Udinese non può a 30 secondi dalla fine commettere un fallo di mano in area come quello. Assolutamente. Io fossi stato un compagno di squadra non rincorrevo, ma non dentro gli spogliatori, rincorrevo anche fuori. Io lo lasciavo piedi, lo facevo tornare a Udine a piedi. Ma stai vincendo una partita fondamentale, hai fatto 3 punti. A me risulta che lui se la sta è uscito da Giuseppe, che sapeva che negli spogliatoi te avevi preso 3 punti a Firenze, hai al 95esimo te eri in vantaggio a San Siro, cosa vuol dire 6 punti in 2 partite, eri salvo. E te mi vai a fare quello, perché era un gesto politico. Al di là di questo, il Milan che mercoledì pareggia contro l'Udinese, che Milan è? Allora, io, se devo dire la mia, scontentandomi, meno male non ci sente alcuni noti. È di là in regia il primo. No, altri, anche altri. Ma, non lo so, io sono, ho tanti amici milanisti, sono uno in regia, almeno credo sia mio amico, insomma. Io lo non ti preoccupare, ti fa parlare, chiederò, quindi è amico tuo. Esatto, quindi mi dà la parola. E il Milan, non vorrei che fosse iniziata l'effetto Pioli. La priorizzazione della squadra. Cioè che la squadra, mi spiego meglio, perché poi non è che dobbiamo gettare la colpa addosso a Pioli. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, secondo me ha fatto un grande lavoro, migliorando molto rispetto a quello che era il Pioli di Firenze. Però migliorando, però ho paura, quindi non la priorizzazione, la si fa per fare una battuta, ma che questa squadra possa aver imboccato una china che la farebbe vivere da qui alla fine del campionato su quelli che sono i suoi standard. Cioè c'è anche il pericolo che questa squadra abbia finora, sull'onda dell'entusiasmo, sull'onda di una situazione particolare, perché ragazzi, noi si parla sempre del campionato. Il campionato non è falsato perché sono tutte nelle stesse condizioni, quindi non è falsato. Però è un campionato perlomeno anomalo, non perché si gioca ogni 3 giorni, perché si gioca senza pubblico. Giocare a San Siro vuoto non è come giocare a San Siro con 80.000 persone che al secondo stop sbagliato ti fischiano. Quindi non vorrei che il Milan fosse vissuto finora al di sopra delle sue reali possibilità. Tenuto conto anche che uno dei giocatori maggiormente determinanti è a fare il battutista, fra l'altro l'altra sera raccattato da un motociclista perché c'era stato un incidente, purtroppo, il battutista a Sanremo. Guarda, posso dire la mia sul Milan, Giorgio? Devi. Velocemente, rapidamente. No, io sai che Pioli lo stimo come persona, come allenatore, poi i gironi di ritorno di Pioli sono... Parlano le statistiche. Notori, diciamo. Appunto, i gironi di ritorno di Pioli hanno lasciato un po' la storia. Però al Milan, devo dire, ha fatto un buon lavoro. Il Milan è andato oltre le aspettative. Milan quest'anno puntava alla Champions, però tra sé e ma, perché c'erano altre squadre molto attrezzate, Roma, lo stesso Napoli, Atalanta e la Lazio. Quindi il Milan ha vissuto, come diceva Michele, sopra le sue possibilità. Per buona parte del campionato ha iniziato la preparazione prima, e questo non è comunque da sottovalutare, Giorgio, perché all'inizio era molto più in palla rispetto a tante squadre, adesso sta un po' pagando la fatica fisica. Però diciamo, il Milan, l'obiettivo alla fine qual era? Era la Champions. Attenzione, perché adesso stanno risalendo forte da dietro. Appunto. Quindi io mi auguro per il buon Pino Calò, perché l'ho visto un po' in crisi l'ultima volta. Domani sera io dico, e siccome gli vogliamo tutti bene, comunque speriamo che, insomma, il Milan
riesca a risalire la china. Se devo dire, benché anch'io ho sempre parlato del fatto del piolismo che possa prendere la discesa, ma non è una discesa che sembra una discesa diversa. Finita Spezia Benevento, 1-1. Sembra una discesa diversa da quelle che ha avuto a Firenze, che ha avuto nell'Inter e cose. Probabilmente le migliorie che le hanno portato ad avere nel Milan probabilmente lo avvantaggiano anche in questo frangente. Quindi credo che perdere la Champions per il Milan sia molto difficile. E allora chi resta fuori? Chi resta fuori? Chi rimane fuori? Napoli-Roma e Lazio. Napoli-Roma e Lazio. E l'Atalanta dove l'ha? No, queste sono già Inter e Milan. Queste sono già fuori, perché sono Inter, Milan, Juve e Atalanta. Queste sono le quattro che vanno in Champions? Che per ora sono in Champions. Per ora sono in Champions, le prime quattro. Poi a tre punti mi sembra ci siano, c'è la Roma, o a due o a tre punti c'è Giovanni, la Roma. Hai la classifica di Serie A a portata di Lazio, mano, che così vediamo anche il fondo. Napoli a 44, Lazio a 43. Allora, ma tu le escludi? 59-53, 49-49. No, Juventus-Atalanta. Io sto parlando di ora, Michele. No, ma dico a fine 49-49. 6 punti. Roma 47, il Napoli Milan, 44, Lazio 43. Il Milan c'ha 6 punti dalla Roma. Dalla aspetta Roma. Un po'. Penso, guardate che Benevento e Spezia, che erano a pari punti con la Fiorentina, con il punto di oggi si staccano dalla formazione viola, che arrivati a questo già punto... Là, io ancora guardavo dall'altro. Lo so, ma io invece sono già andato di là. A questo punto la Fiorentina è quintultima a oggi, dopo il pareggio tra Spezia e Benevento. A 4 punti dal Cagliari. A 4 punti dal Cagliari e a 5 dal Torino. Ma con chi gioca? Per me... Con il Parma, e per cui resterà assolutamente lì, e il divario resterà ancora più grande, come racconteremo domani pomeriggio. Stasera ci rivediamo per Lazio-Juventus, per andare ad analizzare anche quello che sarà stato detto da tutti gli altri allenatori in fase di presentazione partite. Grazie a Michele Tossani che ritroviamo stasera. Ciao Michi. A stasera. Grazie a Maurizio Canino che ritroviamo questa sera. Ciao Maurizio. Grazie a voi, a stasera. Grazie a Enrico Roscitano che non ritroviamo stasera e che si godrà la partita e che ritroveremo la prossima settimana. Grazie a Federico, grazie a Giovanni. Sigla e poi ci vediamo stasera.